Buongiorno, buongiorno a tutti. Si comincia con qualche minuto di ritardo, abbiamo però avuto modo di firmare, credo, tutti quanti, giusto il registro? Manca qualcuno? Ottimo, si può cominciare. Allora, con molti di voi, con sicuramente buona parte di voi, ci conosciamo ormai da tanti anni. Io sono Luciano Calì, sono in compagnia oggi naturalmente per quello che riguarda Working Class Hero, come giornalista, ma come Working Class Hero, dell'amico e collega Giulio Rossetti, che naturalmente da questo punto di vista oggi sarà qui come ricercatore del CNR, oltre che come vicepresidente di Working Class Hero. Tra l'altro voglio approfittare dell'occasione un attimo per congratularmi, anche se brevissimamente, perché Giulio fra pochi giorni assumerà anche la cattedra lì a Pisa come professore di un'importantissima materia che credo sia linguaggi. Poi nello specifico entrerà naturalmente il professore Giulio Rossetti. Allora, data journalism e big data. Oggi già il titolo, diciamo, sembra parecchio complicato, sembra sicuramente evocativo, però nasconde alcune insidie. Perlomeno sembra che sia questo la problematica del corso odierno. Tanti di voi oggi mi hanno detto: fatela semplice, cerchiamo di essere naturalmente più comprensibili possibili. Questa è la ragione per cui facciamo il corso oggi, perché in realtà al di là del titolo il ragionamento è molto semplice: la rivoluzione dell'informatica giornalistica nell'era di internet e delle reti sociali. Allora, naturalmente le reti sociali le conosciamo tutti quanti, a partire da Facebook, naturalmente da altri strumenti quali Twitter, Instagram e altri ancora. Il problema non è tanto utilizzare gli strumenti che ci danno a disposizione i social network, il problema è farlo in maniera consapevole. E soprattutto, essendo giornalisti, dobbiamo farlo non soltanto come utenti, ma dobbiamo farlo anche come fruitori di un servizio che ci consente anche di poter lavorare. Allora, naturalmente intanto voglio aprire facendo dei brevissimi ringraziamenti, prima di entrare nello specifico del corso di oggi. Ringrazio il collega, nonché responsabile della redazione della Nazione di Grosseto, Luca Mantiglioni, che è qui oggi con noi, che naturalmente per quello che sarà possibile ci aiuterà un po' a gestire un po' la parte burocratica della giornata. Poi naturalmente i consigli sono sempre ben accetti. Ringrazio naturalmente anche Elisabetta Capecchi, che è qui oggi come collega giornalista, ma anche naturalmente avrà il compito di portare il ringraziamento di tutti quanti noi, di Working Class Hero, di tutti quanti noi giornalisti, perché come sempre avviene negli ultimi anni, Banca Tema comunque è vicina a quelle che sono naturalmente le nostre esigenze di formazione, e anche oggi, grazie all'aria condizionata, si cerca di sudare il meno possibile, pur essendo luglio. Ringraziamento naturalmente all'amico e collega Giulio Rossetti, ma un altro ringraziamento che è doveroso da fare oggi, vista la loro presenza qui a Grosseto, che non è scontata, va a Michela Natilli, va ad Andrea Marchetti, che abbiamo lì, a Daniele Fadda, a Viola Bachini e Laura Pollacci. Sono tutti ricercatori e collaboratori dell'Università di Pisa, alcuni di loro sono anche distaccati all'estero, quindi pensate anche l'impegno fisico che richiede venire qui a Grosseto dall'Inghilterra. Ma siamo contenti che siano qui oggi, perché naturalmente tra l'Università di Pisa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche tutto questo ci consente di scoprire nel dettaglio quello che è la tematica che affronteremo oggi. Allora, piccola premessa: chi è, cosa fa Working Class Hero? Working Class Hero è un'organizzazione di volontariato che opera, sin dalla sua nascita, nel settore divulgativo e culturale. In occasione del decennale della sua fondazione, quindi ormai abbiamo superato questi 10 anni di attività a Grosseto e non solo, grazie alla collaborazione che si è avuta con l'Ordine dei giornalisti e con l'Università di Pisa, si è deciso di offrire a tutti quanti noi giornalisti la possibilità di conoscere i segreti legati alla rivoluzione dei big data, ovvero quell'insieme delle tecnologie e delle metodologie di analisi di dati informatici legati a persone, abitudini e preferenze. Stiamo parlando di una mole impressionante di dati, tra l'altro in costante aumento e costante espansione, da cui quotidianamente vengono estrapolate e analizzate informazioni mettendo in luce relazioni, legami e persino predizioni su scenari futuri magari non ancora emersi. Questo nello specifico lo vedremo in uno dei moduli di oggi. Naturalmente siamo felici di poter chiudere questi primi 10 anni di attività
di Working Class Hero, ripartendo proprio da Grosseto con questa nuova attività, questo nuovo impulso. Noi abbiamo già negli anni passati organizzato dei corsi di formazione con il rilascio di crediti formativi, per esempio con l'Ordine degli Avvocati, perché abbiamo affrontato delle tematiche naturalmente che avevano più degli aspetti che si legavano al mondo della giurisprudenza. Uno di questi aspetti che non verrà affrontato oggi, ma che speriamo di poter programmare per un incontro futuro, magari in collaborazione anche con l'Ordine degli Avvocati, è quello sul GDPR, che sicuramente tutti quanti voi ormai conoscerete, riguarda la nuova privacy a livello europeo, quella che è la direttiva del 2016 che è entrata in vigore il 25 di maggio. Nello specifico, considerate che come Working Class Hero il tutto ha avuto inizio, come dicevo prima, ormai più di 10 anni fa, con quello che riguardava un tema molto importante, almeno per noi, che è il mondo legato all'informatica libera. Si è cominciato con il Free Image Festival, in collaborazione anche con Città Visibile, un'organizzazione legata all'arte e alla cultura non sottoposta ai vincoli del copyright, e poi Linux Day. Quindi un modo per far emergere l'interesse dei giovani, dei comuni cittadini, nei confronti del diritto a utilizzare e creare software e applicativi senza dover ricorrere a costose licenze di uso. Oggi quasi tutti quanti noi abbiamo, rispetto a oltre 10 anni fa, gli smartphone, cosa che non esisteva naturalmente prima e che adesso abbiamo la possibilità di utilizzare. Quando prima si era tutti quanti obbligati a utilizzare un personal computer, sappiamo benissimo che la prima cosa da installare su un sistema è il sistema operativo. Sistema operativo che nella maggior parte dei casi all'epoca era, se non Macintosh, quindi iOS, stiamo parlando di Windows. Naturalmente i costi di licenza, quando si parla della licenza a uso domestico, può avere un costo limitato. Per quanto riguarda invece le imprese a carattere commerciale, si parla di licenze e costi magari più elevati. Si è cominciato tanti anni fa, parlando infatti di Linux, parlando di Install Fest per quello che riguardava l'accompagnare naturalmente i privati cittadini e anche chi aveva già un po' di esperienza informatica a configurare insieme i sistemi in modo tale che potessero funzionare. Oggi quasi tutti quanti voi sul PC o comunque sul MacBook o altro avete, oltre o al posto di Office, per esempio altri strumenti come LibreOffice, OpenOffice. Anche lì stiamo parlando di software libero, naturalmente con varie gradazioni di licenze. Tutto questo ci consente di ammortizzare naturalmente in maniera molto importante i costi. Tra l'altro, negli ultimi tempi, la nostra associazione, la condivisione delle esperienze, che ha sempre rappresentato una leva e il moltiplicatore di ogni attività, si è anche, un po' da questo punto di vista, manifestata attraverso quella che è la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, quindi percorsi realizzati insieme ai ragazzi delle scuole superiori. Sono laboratori didattici rivolti a ragazzi più giovani che per quanto riguarda naturalmente le scuole primarie, che poi proseguono, come è successo negli ultimi anni, anche all'interno di Festa Ambiente per quanto riguarda Scienza Ambiente e altri percorsi che abbiamo visto un po' far nascere tanta curiosità da parte dei giovani. La cosa che abbiamo notato con piacere negli ultimi 2 anni invece è il percorso di alternanza scuola-lavoro che abbiamo sviluppato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con, in maniera particolare, con il polo liceale classico e scientifico di Grosseto. Tra l'altro alcuni di questi ragazzi sono qui oggi perché partecipano, anche se non sono ancora giornalisti, a quello che è lo sviluppo della coscienza del giornalista, quindi non vogliono assolutamente sostituirsi a quello che sono i professionisti dell'informazione, ma cominciano ad avere la curiosità di avvicinarsi a questo mondo. Tra l'altro, magari potremmo proiettare in sottofondo l'ultimo lavoro che hanno fatto, che riguarda un progetto di alternanza scuola-lavoro che è stato premiato anche dalla Camera di Commercio della Maremma del Tirreno perché ha affrontato una tematica molto scottante. Tutti quanti noi l'abbiamo un po' resa tangibile attraverso i giornali per cui lavoriamo, le testate per cui lavoriamo, che è quello della desertificazione commerciale. Questa è un'inchiesta che hanno realizzato gli studenti del triennio del liceo scientifico e nello specifico ha vinto il terzo premio della Camera di Commercio della Maremma del Tirreno. Ogni puntino che vedete lì sono fotografie di esercizi commerciali che questi ragazzi, divisi in 4 gruppi per oltre 1 mese e mezzo, hanno censito su Grosseto
il centro e il semicentro. Sentite il parlato, purtroppo è abbastanza basso. Comunque, come vedete, no, ma ho provato, non ce la fa, non è in grado. Però fidatevi, hanno fatto oltre naturalmente il lavoro dell'inchiesta, poi se volete anche presente online, perché come vi dicevo è stata premiata dalla Camera di Commercio, quindi è tra i video che sono stati naturalmente inseriti nei percorsi di storia di alternanza a livello nazionale, quindi davvero un plauso ai ragazzi che hanno fatto l'inchiesta, che hanno fatto naturalmente il reportage e che hanno fatto altre che alle riprese anche il montaggio, quindi sono stati davvero, come vedete, hanno intervistato alcuni degli esercenti storici di Grosseto, chiedendo naturalmente loro opinioni su quello che era il fenomeno della selettivazione commerciale. L'augurio è che, andando un po' a stimolare quello che è l'esperienza di questi ragazzi, oltre ad avere naturalmente le proposte di noi adulti per risolvere quello che è un problema che non riguarda soltanto Grosseto, riguarda ormai buona parte dei centri storici italiani, si riesca a trovare nuove idee per naturalmente arrivare a una soluzione. Questo naturalmente riguarda un po' il tutto. Io vado avanti comunque nel frattempo che scorrono le immagini. Vi dicevo in premessa che il corso odierno di Data Journalism e Big Data, almeno così denominato, ha l'obiettivo di fornire nozioni teoriche e competenze pratiche, naturalmente nel limite del possibile della giornata odierna, poi magari proveremo anche a estendere in altre occasioni, nell'ambito del giornalismo data driven. E adesso ci arriviamo sul data driven. Attraverso l'analisi di dati e di informazioni ricavate dallo studio di inchieste, database e fonti statistiche nazionali ed internazionali. Il data journalism non è una sperimentazione di tecniche strane o esotiche. Stiamo parlando di quello che in realtà è il presente dell'informazione, non è il futuro, è già tra noi. Lo è in maniera specifica naturalmente nel giornalismo internazionale, magari in Italia ancora si fa poco ricorso a tutto questo, ma un esempio su tutti di data journalism è quando cominciamo per esempio a parlare di quelli che sono i dati riferiti alle fonti statistiche dell'Istat, quindi quando si va a vedere gli stili di vita, quando si vanno a vedere naturalmente i dati dell'occupazione, quello già è una sorta di giornalismo data driven, perché naturalmente utilizziamo dei dati elaborati da altri. Quindi è una prassi ormai consolidata ed è un modo di raccontare la realtà che ci circonda. Per dare una definizione più comprensibile di data journalism è sufficiente infatti ricorrere alla trasposizione in italiano di data journalism, ovvero giornalismo guidato dai dati. Ne è un esempio l'inchiesta condotta recentemente da un pool internazionale di giornalisti, quella sui cosiddetta Panama Papers. Credo che tutti quanti abbiate coscienza dell'inchiesta di carattere internazionale che naturalmente ha avuto risalto ed eco mediatiche. Questo è uno dei più grandi esempi del giornalismo data-driven ed è valso a circa 300 giornalisti che hanno lavorato in maniera costante naturalmente a questa inchiesta coordinata a livello internazionale anche un premio Pulitzer, quindi comunque da questo punto di vista ci sono anche, tra questi sono anche dei giornalisti italiani, stiamo parlando del gruppo L'Espresso, del gruppo della Repubblica. Quindi giornalismo, quando non ha paura di confrontarsi con grandi quantità di dati, di ordinarli, di trovare le notizie sotterrate sotto le montagne di tabelle, offre anche delle grandi soddisfazioni. Questo modo di fare giornalismo non dà origine soltanto a una conoscenza scientifica, ma dà anche modo a chi utilizza questi strumenti di avere maggiore consapevolezza di quello che sta raccontando. Quindi non è soltanto un qualcosa che rimane su carta, rimane anche all'interno della nostra esperienza. Una cosa ancora più importante è che rende più semplice imparare a discernere quelle che sono le fonti ufficiali da quelle ufficiose. Una su tutte naturalmente la problematica degli ultimi tempi che naturalmente ci spinge a dover riconoscere le fake news anche tra noi giornalisti per cercare di dare comunque a livello naturalmente italiano delle notizie di carattere internazionale che siano più coerenti possibili, più attendibili possibili.
Un altro esempio, questa volta però negativo, riferito al, naturalmente al, al quello che riguarda i big data, anziché al, data, al journalism data driven, è lo scandalo recente di Cambridge Analytica. Anche questo sicuramente voi l'avrete sentito nominare. Cambridge Analytica è un'impresa americana che era e è specializzata nel raccogliere dai social network enormi quantità di dati dagli utenti. Ovvero, fondamentalmente, quanti mi piace mettono e su quali post. Parliamo di Facebook nello specifico. Dove lascio il maggior numero di commenti, quindi quando si va a commentare le notizie o comunque quello che riguarda i post degli altri, e il luogo in cui vengono condivisi questi contenuti, e così via. Queste informazioni vengono poi elaborate da modelli e algoritmi, avete sentito parlare spesso anche di questi algoritmi, che servono a creare dei profili, quindi praticamente delle schedature per ogni singolo utente. Diciamo che un approccio simile è quello studiato della psicometria, che riguarda il campo della psicologia, che si occupa di misurare abilità e comportamenti. Però diciamo che è qualcosa di differente, ma di analogo. Quindi, più mi piace, commenti, tweet e altri contenuti vengono analizzati, maggiormente preciso il profilo che questa società e anche altre riescono ad avere su ogni utente. Dovete considerare che circa 3 anni fa, quindi stiamo parlando di tempi molto recenti, non stiamo parlando di ere geologiche, un nucleo iniziale di circa 270.000 persone si iscrissero a questa applicazione fatta da Cambridge Analytica utilizzando Facebook. Nello specifico Facebook login per accedere più velocemente. E hanno accettato, avete presente naturalmente tutte quelle informazioni che sono riferite naturalmente alla, all'accettazione di clausole e quant'altro quando si utilizzano gli strumenti soprattutto su internet. Sono pagine e pagine e pagine che naturalmente non hanno quasi attenzione da parte nostra, eppure andrebbero lette. Perché accettando quei disclaimer iniziali, Facebook ha permesso ai gestori di Cambridge Analytica di far una raccolta di dati tramite naturalmente la propria rete interna e tramite la rete degli amici di quegli utenti iniziali, quindi non soltanto chi ha dato quell'autorizzazione, ma anche chi era collegato a quegli utenti nella cerca delle amicizie, dando il consenso di condividere alcuni dati e anche raccoglierli. Naturalmente questo, dopo un po' di tempo, è stato bloccato da Facebook, è intervenuta, ha cambiato le cosiddette policy e il tutto sembrava essersi spento lì. In realtà i problemi sono nati poco tempo dopo, quando questa azienda, Cambridge Analytica, ha iniziato a utilizzare quei dati che aveva raccolto, violando i termini d'uso di Facebook e cominciando a fare un giochino un po' particolare, vale a dire utilizzare quei profili degli utenti che hanno autorizzato e anche i profili di chi non era autorizzato ma faceva parte delle cerchie per inviare messaggi, per inviare notizie ad hoc, perché voi sapete come funziona un po' Facebook, non a tutti arrivano le stesse notizie, ma probabilmente a ognuno di noi arriverà una notizia un po' più personalizzata, magari sulla base di quello che sono naturalmente le nostre ricerche pregresse. Tutto questo è stato utilizzato, ormai certificato, naturalmente in maniera fraudolenta. Perché? Perché si è riusciti, per certi versi, in maniera efficace, a influenzare anche le opinioni. Stiamo parlando in maniera prevalente dei cittadini americani. Tutto questo ha coinvolto comunque anche gli utenti nel continente europeo, tutto questo ha coinvolto anche utenti per quello che riguarda naturalmente anche l'Italia. Se avete visto, per quello che riguarda Zuckerberg, il proprietario di Facebook, fondatore, ha fatto una cosa semplicissima. Ha ammesso quanto prima le responsabilità e ha cominciato a fare il giro dei parlamenti nazionali, anche nel caso per esempio di quello americano e quello europeo, chiedendo scusa. Tutti quanti noi diremmo, ha fatto un bel gesto, ha chiesto scusa per quello che era successo e quindi siamo tutti quanti contenti. In realtà dovete considerare che negli ultimi tempi, si parlava prima, è entrata in vigore una normativa che è quella che riguarda naturalmente i nostri dati che condividiamo e le autorizzazioni agli stessi. GDPR,
Questa è una legge che in realtà è del 2016, è entrata in vigore a maggio del 2015, del 2018, quindi da poco. Il dubbio, che a questo punto diventa davvero molto pressante, è che Zuckerberg abbia in realtà avuto fretta di chiedere scusa quanto prima, in modo tale da chiudere lì la partita, scavarsela con delle scuse ufficiali e poi dopo naturalmente mettere tutto quanto sotto il tappeto. Questo perché? Perché con la normativa che vi dicevo prima, vale a dire il GDPR, che è il regolamento europeo 679 del 2016, si ha una potenza di fuoco da parte naturalmente di quello che è la giurisprudenza europea, parecchio differente rispetto alle normative singole dei paesi europei. Perché? Perché vengono erogate delle sanzioni fondamentalmente. Fra queste sanzioni, naturalmente bisogna andare a valutare qual è l'entità e la colpa, quindi se c'è dolo, se c'è naturalmente una responsabilità un po' più specifica, c'è la possibilità che chi è colpevole di aver violato queste normative, vale a dire condividere senza autorizzazione dei dati, possa dover pagare fino al 4% di sanzione riferita al fatturato annuo mondiale, non legato al paese in cui risiede l'attività. Vi dico soltanto questo. Facebook nel 2017 ha segnato l'ennesimo record nonostante i propri utenti calino come intensità di attività sul social network. Ha chiuso l'ultimo trimestre, anche lì parecchio inutile. Il 2017 conta un bilancio con un fatturato pari a 40 miliardi di dollari. Pensate cosa sarebbe successo se non avesse chiesto scusa in tempo, avendo questa fretta incredibile di fare il giro delle cancellerie, soprattutto europee, provando un po' a farsi perdonare. Stiamo parlando del 4% di 40 miliardi di dollari. Ovviamente ha avuto fretta, ovviamente per questa ragione noi possiamo comprendere, però probabilmente anche come giornalisti avremmo avuto magari un peso maggiore nei confronti dell'opinione pubblica se avessimo sottolineato che forse non doveva finire lì, perché sono soldi che riguardano naturalmente tutti quanti noi come cittadini europei, come cittadini italiani, e spesso ci sentiamo dire che ci sono dei problemi di bilancio insormontabili. Ora, basterebbe naturalmente punire chi sbaglia. La normativa c'era, era legata al 2016, quindi è inverosimile, è assolutamente inverosimile, che questo sia casuale. Allora, mi scuso naturalmente per essermi dilungato un po', io passo immediatamente la parola al professore Giulio Rossetti, che vi spiegherà un po' nello specifico come ci alterneremo un po' con le docenze di oggi. Considerate che sono naturalmente strutturate a moduli, questo vale a dire che alla fine di ogni modulo avremo la possibilità di scambiare brevissimamente delle opinioni, magari poi dando la possibilità in un futuro di approfondire i singoli temi. Grazie a tutti. Buongiorno, allora, intanto grazie Luciano per questo bel fil rouge che ha collegato 10 anni di working class era Panama Papers fino ad arrivare a Facebook. Comunque, cioè, grazie. Allora, tento di comprimere un po' il più possibile questo piccolo intervento, vuole essere solamente un cappellino introduttivo alla giornata e vuole essere oltre a questo anche un captatio benevolenze al progetto europeo che ci permette di essere qui a noi dell'università e del CNR in realtà. Partendo dal programma di oggi, non so se l'avete già visto, comunque l'idea, come diceva Luciano, è quella di avere dei moduli separati. In realtà, più che parlare di big data, big, small, smart, mettete qualsiasi aggettivo davanti a data, ora come ora è semplicemente una serie di buzzword che si susseguono mese dopo mese, anno dopo anno. Quello che vogliamo fare noi è quello di raccontarvi delle storie legate ai dati, quindi delle esperienze di ricerca che sono state svolte all'interno di questo laboratorio, all'interno di questo progetto che si chiama So Big Data appunto, e che coinvolgono appunto delle analisi a partire da dati
raccolti da fonti eterogenee, che possono essere open data, che possono essere dati online, che possono essere qualsiasi tipo di dato disponibile e facilmente fruibile, e che si sono trasformate in storie, in vere e proprie storie. Quindi diciamo abbiamo tutta la parte che riguarda la raccolta del dato, il suo trattamento, la sua elaborazione tramite metodologie di apprendimento, data mining, machine learning, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, e quindi trasformazione del dato come valore in qualcosa in più, in qualcosa che ci racconta un'analisi, ok? Che ci racconta una storia. Come dicevo, principalmente avremo questi cinque interventi. Abbiamo il primo intervento sul gap di genere, in particolare un'analisi sulle carriere universitarie. Il secondo è più legato a un ambito sportivo, quindi parleremo dell'Italia che va al mondiale, quindi del calcio femminile, un tema di cui si parla poco in questo periodo, ma che a differenza della nazionale maschile è riuscita a qualificarsi per i mondiali veri e propri. E dopodiché ci soffermeremo su altri tipi di storie, una legata a come raccontare i risultati elettorali, una legata ai migranti, e infine una legata per una rama musicale, partendo dall'analisi dei gruppi emergenti toscani fino a relazionarli con il resto dei gruppi nel mondo un po' più famosi o comunque di cui si è più sentito parlare. Bene, come vi dicevo, tutti quanti i relatori qui oggi sono coinvolti in questo progetto, un progetto finanziato da Horizon 2020, quindi è un progetto europeo. È un progetto un po' particolare in realtà, perché a differenza dei classici progetti europei in cui abbiamo un tema di ricerca ben definito, non lo so, ad esempio studiare l'impatto dello switch dall'auto a benzina all'auto elettrica, oppure andare a studiare un determinato tipo di diffusione di malattie o qualsiasi altra cosa, su Big Data è un progetto chiamato infrastrutturale. Cosa significa? È un progetto che non richiede di avanzare la ricerca di un determinato tema, ma di creare un'infrastruttura di ricerca, quindi che supporti la ricerca a livello europeo. È un progetto di costruzione di comunità. Cosa significa questo? Significa che partendo da un tema ben preciso, che è l'analisi di big data e social mining, quello che si vuole fare è identificare dei settori cruciali e fornire ai ricercatori in Europa, agli studenti, a chiunque sia interessato, degli strumenti e delle piattaforme che facilitano l'interazione e che facilitano la ricerca in questi settori. Qui vedete ad esempio alcuni dei settori presi in considerazione, si va dall'analisi del testo, l'analisi delle reti sociali, l'analisi della mobilità umana, l'analisi dei dati del web, visual analytics e social data, in cui ad esempio rientrano tutti quanti gli studi fatti sul calcio, sullo sport in generale e così via. Su Big Data è un consorzio abbastanza grande, questi sono i partner che vedete, sono divisi un po' per tutta Europa e probabilmente verranno estesi nei prossimi anni. Ci sono tanti partner che sono di diverso tipo, sono partner tecnologici, sono partner diciamo più legati alla parte del trattamento dei dati, quindi abbiamo consulenza filosofica, consulenza legale e così via, e come vedete è una cosa abbastanza eterogenea. Il polo più grande al momento è quello italiano, che coinvolge principalmente l'Università di Pisa, alcuni istituti del CNR di Pisa, Sant'Anna, Scuola Normale, IMT di Lucca, quindi è diciamo toscana-centrico, se vogliamo, da un certo punto di vista, più che italiano. Come vi dicevo, infrastruttura di ricerca che si occupa di sopperire alla mancanza di un centro europeo per il trattamento di big data. In particolare quello che si vuole proporre è l'approccio al social mining. Cos'è il social mining? Il social mining non è altro che tutto quell'insieme di ricerca che tratta l'analisi di dati generati dagli esseri umani. Quindi abbiamo ad esempio dati relativi alle abitudini di spesa, quando andate, che ne so, al supermercato e fate la spesa, gli scontrini che vengono generati sono comunque salvati in sistemi informativi. Quindi avete la tessera della Coop? Teoricamente tutte quante le vostre spese sono legate al vostro account della Coop e quindi sappiamo cosa avete comprato. Possiamo andare a studiare pattern frequenti o non per capire quali sono gli interessi e le abitudini delle persone. Interazioni sociali, social network, ne ha parlato perfettamente prima Luciano. Ovviamente tutta quanta la nostra attività in rete è bene o male vincolata ad un'analisi da parte del gestore della piattaforma. Desideri, sentimenti, opinioni, tutte le volte che allo stesso modo parliamo di qualcosa con i nostri amici online, il testo che produciamo può essere utilizzato per andare a studiarne il sentiment, per capire se abbiamo un'attitudine positiva o negativa verso un determinato tema, verso un determinato argomento. Campagne di marketing sono costruite su queste principalmente, se ci pensate bene. Mobilità. Mobilità è anche un qualcosa che ci riguarda molto da vicino. Pensate, giusto per farvi un'idea,
al fatto che tutte le volte che vi muovete in giro con un cellulare, voi in qualche modo vi state tracciando, perché se siete connessi a internet, se siete comunque connessi alla rete telefonica, il gestore del servizio sa dove siete. Oppure, altro esempio lampante, quando voi fate l'assicurazione per la macchina, spesso e volentieri viene proposto di installare delle scatolette GPS nella macchina, ok? Queste scatolette, al costo di abbassarvi un po' la polizza, comunque vi tracciano e fanno delle statistiche su dove siete stati. Possono essere utilizzate, ad esempio, in caso di sinistro, fate un incidente, la scatoletta vi dice non solo dove eravate, quanto stavate andando veloce, se ci sono state frenate improvvise e quant'altro, ok? Così sono tutti quanti dati che vengono generati dagli utenti, alle volte anche in modo inconsapevole, e che possono essere utilizzati per fare degli studi e per fare come proxy vero e proprio dell'attività umana, ok? Di cosa si occupa quindi su Big Data? Si occupa di offrire una piattaforma di scambio di opinioni, di metodologia, di dati tra ricercatori di tutta Europa. Ma oltre a questo si occupa anche, come ne è un esempio aggiornata oggi, di quello che è il training. Il training verso chi? Il training verso i data scientist del futuro, quindi i nuovi ricercatori che si troveranno a lavorare in questo settore. Training verso chi? Verso l'opinione pubblica, giornalisti in questo caso come voi, oppure verso le scuole, verso chiunque in buona sostanza. Ed è proprio questo un esempio lampante di come questo si concretizza, almeno a Pisa, è il Master di So Big Data, un Master che è nato come Master di secondo livello per coloro quindi che hanno già ottenuto una laurea magistrale per specializzarsi in analisi di dati, un Master interdisciplinare in cui appunto si studia come estrarre informazione di valore a partire da dati che spesso e volentieri non sono strutturati, sono sporchi, vanno puliti, vanno capiti e vanno analizzati. Tutte quante le storie di cui sentirete parlare tra breve sono storie che possono, diciamo, essere lette in questo contesto. Spesso e volentieri la ricerca è vista come qualcosa di fine a se stesso, ok? Faccio un algoritmo, lo testo, fine, ok? Questo è un qualcosa che va oltre. Qui si crea un algoritmo, si crea un procedimento analitico per spiegare un fenomeno, per estrarre informazioni da un fenomeno umano. Quindi è un qualcosa che è naturale, da un certo punto di vista, essere divulgato. È un qualcosa che si presta bene, è una storia che si crea se stessa nel momento in cui si incomincia a lavorare sul dato stesso. Bene, io credo di aver compresso il più possibile. Bene, quindi lascerei la parola a Michela Natilli, che è la nostra statistica di fiducia, che vi parlerà appunto del gap di genere nelle carriere universitarie. A lei. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, visto che parlo di genere sto attenta anche con il linguaggio, mi sembra giusto. Quello che vi racconto io è un'esperienza che abbiamo vissuto noi al CNR, all'Università di Pisa, un progetto a cui abbiamo partecipato, un progetto del Dipartimento di Scienze Politiche, in cui appunto analizziamo dati sulle carriere all'interno dell'università. Perché è importante parlare di carriere in una prospettiva di genere? Cioè questo grafico è molto semplice, in rosso abbiamo i dati sulla Toscana, più verso il blu i dati italiani, le linee più alte ovviamente sono i tassi di occupazione maschili e le linee più basse sono ovviamente i tassi di occupazione femminile. Quindi il tema esiste a livello nazionale ed esiste in tutti i settori. Per esempio nel 2017 ad ottobre è uscito un numero di Le Scienze intitolato Non è un mondo per donne, che insomma la dice lunga su una serie di cose. E il tema è stato molto pubblicato anche per quanto riguarda le università, ad esempio la stampa sempre a settembre parlava di differenze di genere nell'università per le donne fare carriera in un'impresa, così come il Sole 24 Ore pubblica i risultati di un'indagine che è stata fatta dalla Fondazione CRUI, che è la Fondazione dei Rettori Italiani. E ancora Alma Laurea pubblica la sua indagine, più brave a scuola ma penalizzate sul mercato del lavoro. Allora, per pubblicare questi articoli, quello che è stato usato dai giornalisti sono dei dati. Ora, in generale, usare dei dati non è sufficiente, almeno dal nostro punto di vista, perché spesso i dati si trovano già aggregati. Quello che cerchiamo invece noi ricercatori, di fatto, è
utilizzare i giusti metodi per raccontare bene i dati e dare una visione non distorta del fenomeno che stiamo studiando. Quindi quello che abbiamo fatto in questo caso è ad esempio prendere in riferimento quelle che sono le quattro dimensioni che sono più importanti quando si parla di differenze di genere nel mondo del lavoro, in generale. Prima di tutto i tassi di scolarizzazione, quindi sono più alti fra gli uomini o fra le donne. Il secondo elemento è chiaramente il lavoro, che è cruciale quando si parla di gap di genere. Poi è importante il concetto di livello retributivo, perché molte sono le statistiche che sono state pubblicate relative alla differenza di compenso fra uomini e donne, specialmente nelle aziende private. Noi in Italia nel pubblico più o meno siamo bilanciati, però se si guarda le distribuzioni dei livelli di retribuzione per titolo di studio, si vede che comunque le donne prendono meno, perché evidentemente sono in posizioni più basse. E questo mi si ricollega a quello che ho chiamato top level, cioè la quota di donne in ruoli apicali all'interno di imprese o all'interno della pubblica amministrazione. In questo contesto si inserisce questo lavoro che vi presento brevemente. Il progetto si chiama Trigger, parla di differenze di genere nell'università, ha una serie di approcci. Quello che, di cui parlo io è l'approccio relativo ai dati. Quello che abbiamo fatto noi al CNR è realizzare una componente del sistema informativo dell'Ateneo Pisano dedicato all'osservazione nel tempo della composizione di tutto il personale di ricerca di diverso ordine e grado nel tempo, chiaramente in una prospettiva di genere. Questo perché? Prima di tutto per permettere un monitoraggio del fenomeno continuo nel tempo e anche di fare da un certo punto di vista un'analisi in tempo reale, quindi riuscire anche a capire ad esempio quelli che possono essere gli effetti di legge e provvedimenti, e qualcosa si vede già anche nei dati che vi farò vedere velocemente. Da un punto di vista tecnico non entro troppo nel dettaglio, però questa è stata la parte più importante del lavoro nostro, è stata quella di mettere insieme una serie di fonti di dati diverse. Alcune di queste fonti di dati non sono pubbliche, nel senso che ad esempio i dati dell'Ateneo Pisano provengono proprio dai database dell'Ateneo Pisano, però ci sono anche altre informazioni che sono accessibili a tutti, poi basta saperle analizzare con un po' di metodi e sono fruibili da chiunque. Ad esempio c'è il database del MIUR sulla pagina Cineca, che mette a disposizione i numeri di tutto il personale di ricerca strutturato di tutte le università italiane negli ultimi 10 anni, che non è poco. Così come c'è il database IRIS, che è un po' più complesso da interrogare, però anche questo è open, che invece dà informazioni su tutta quella che è la produttività scientifica del personale di ricerca, quindi libri, articoli, qualsiasi cosa abbia a che fare con la produttività scientifica. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme queste quattro fonti di dati, abbiamo costruito un'unica base di dati dalla quale, attraverso metodi di analisi, abbiamo tirato fuori degli indicatori che raccontassero la storia dell'Università di Pisa, o meglio del personale di ricerca dell'Università di Pisa, attraverso una pagina web. Chiaramente, punto cruciale, oltre all'integrazione delle diverse fonti di dati, è stata la definizione di quelle che erano le dimensioni di analisi per noi importanti, quelle che volevamo raccontare. E quindi si parla appunto di ruoli e carriere, si parla di carriera tipica, si parla di produttività scientifica, si parla di incarichi istituzionali, i grafici che vi farò vedere poi la dicono lunga, e si parla di abbandono, o meglio leaking pipe, che in italiano viene tradotto tubo che perde, che è il fenomeno per cui all'aumentare dell'importanza del ruolo ricoperto le donne cominciano a sparire lentamente, diciamo. Ora, senza voler entrare troppo nei dettagli tecnici, faccio vedere quello che abbiamo prodotto, sperando si veda. Vai. Allora, questa è la prima pagina. Ci sono un po' di informazioni sul progetto, ci sono link ad altri progetti legati appunto a studi di genere in Italia ed in Europa, però se andiamo sulla pagina Ateneo c'è il nostro lavoro di fatto. Allora, questa è la prima cosa. Nell'Università di Pisa attualmente lavorano 1.459 donne e 1.793 uomini, senza distinzioni di ruolo. La prima cosa che ci siamo chiesti è: bene, ma
come sono divisi. Ecco un grafico, questo è un modo di rappresentarlo, questa è una semplice fotografia della situazione attuale e come vedete c'è una barra del tempo sotto che possiamo scorrere e quindi vedere se ci sono variazioni e ci dice, in base poi qui giù ci sono le etichette per leggere bene le posizioni, vediamo come cambia la composizione in un certo anno del personale di ricerca. Un modo diverso per vederlo, che poi è anche più facile, sono le linee di trend, cioè che cosa è successo nel tempo. Quindi come vediamo, se prendiamo tutto il personale senza fare distinzioni di ruolo, vediamo appunto che c'è stato un incremento a partire più o meno dal 2013 dopo quello che è stato un blocco piuttosto lungo delle assunzioni all'interno degli Atenei. Quello che però voglio, chiaramente il blu sono gli uomini, il viola sono le donne, cioè non l'ho detto e l'ho dato per scontato. Quello che possiamo fare però è vedere per esempio che cosa succede nella linea dei professori associati o professoresse associate. Di nuovo gap molto più ampio rispetto ai totali. Se accanto ci metto gli ordinari, per esempio, e le ordinarie, gap, cioè in questo caso vediamo il doppio confronto, gap ancora più ampio. Se vogliamo vedere un'altra figura che è più precaria, quindi per esempio prendiamo gli assegnisti di ricerca, gap molto piccolo. Quindi già da qui possiamo avere, i dati qui chiaramente partono dal 2011 perché prima non sono disponibili ed erano in dei formati assurdi, quindi non li abbiamo potuti analizzare. Poi per esempio siamo andati a guardare la provenienza geografica di tutto il personale, ora non vi faccio vedere tutto, il sito è accessibile, se siete interessati poi potete navigarlo e vederlo da voi. Un'altra cosa che abbiamo fatto è ci siamo chiesti, ma chi entra? È vero che c'è un gap, è vero che il gap ce lo portiamo da anni perché bisogna andare avanti, ma le assunzioni stanno cercando di porre fine a questa differenza e di nuovo vengono assunti sempre più maschi fra gli ordinari e fra gli associati e di nuovo fra gli ordinari sempre più maschi, con un buco nel 2013 in cui non c'è stata nessuna assunzione nell'Ateneo Pisano ovviamente. Allora abbiamo detto, va bene, l'ingresso non va bene, questo è il famoso leaking pipe, cioè l'abbandono. Abbiamo aggregato i dati di 3 anni per rendere più stabile l'indicatore, perché in un anno poteva essere una fluttuazione strana, una qualsiasi cosa. Quindi vediamo, i primi sono i dottorandi, i secondi sono gli assegnisti, cioè i terzi sono i ricercatori a tempo determinato, la nuova figura di ricercatore introdotta dalla riforma Gelmini, e noi qui ci aspettavamo di vedere un avvicinamento delle due linee, si allontanano, brutto segno. E poi se andiamo avanti, questi sono i vecchi ricercatori che ora sono in uscita perché non ce ne sono più, vecchio ordinamento universitario, e poi chiaramente la distanza aumenta quando andiamo nei due livelli di professori più alti, quindi ordinari e associati ed ordinari. Altre informazioni che posso farvi vedere, per esempio, ecco questa è quella interessante, è relativa agli incarichi direttivi, quindi quello che avevo definito top level. Nel senato accademico, nell'ultimo senato accademico, le donne erano praticamente 2. Se andiamo a guardare al consiglio di amministrazione, 0 nel primo e 1 o 2, una sola nel secondo slot di tempo. Se guardiamo ai prelettori, di nuovo sbilanciamento verso gli uomini. Se guardiamo a presidi e direttori di dipartimento, ancora peggio. Quindi quello che di fatto era stato visto, che è visto in una serie di professioni, ritorna molto forte anche nel mondo dell'accademia e della ricerca. Ora, sulla pagina c'è inoltre il focus su alcuni dipartimenti che erano dipartimenti chiave nel progetto europeo Trigger, e quindi ci sono informazioni sui 3 dipartimenti di ingegneria e 3 dipartimenti di medicina, e c'è un'ultima pagina che invece ha a che fare con la produttività scientifica, quindi quanto si produce da un punto di vista scientifico fra uomini e donne. Io non so quanto tempo ho preso, penso di tagliare, volevo chiudere solo con una cosa, forse, Giulio aiutami, ah no eccolo, non lo vedevo, ritornavo alle slide. Questa è la vostra distribuzione dei giornalisti in Italia, l'ho presa, come vedete anche in questo caso c'è una prevalenza di uomini, il trend è in crescita negli anni, era solo un modo per
e parla di giornalisti attivi, quindi è presa dal rapporto dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, è solo uno screenshot che volevo riportare. Quindi è vero in tutti i settori e purtroppo, dico io, anche nel vostro. Grazie. Naturalmente ringraziamo per questo intervento, poi sei stata bravissima, è stata davvero molto sintetica, quindi hai supplito alla mia carenza iniziale, quindi già è davvero tanto. Io direi, visto che questo è il primo modulo di cui si parlava inizialmente, di aprire brevissimamente ad alcune domande tra naturalmente i presenti. Se volete siete liberissimi magari di porre un paio, due o tre domande e poi procediamo con quello successivo dove si parlerà di un argomento leggermente differente. Ci sono domande? Non siate timidi. È soltanto una curiosità, se diciamo la produttività è proporzionale al numero, cioè fra uomini e donne, oppure addirittura se per caso si invertissero. Di fatto viene ancora fuori che la produttività scientifica degli uomini è un po' più alta di quella delle donne, soprattutto per quanto riguarda gli articoli scientifici, mentre se si va a guardare ad esempio a libri o capitoli di libri, la produzione scientifica delle donne è più alta, e questo viene banalmente spiegato con la presenza di più donne in settori che sono di tipo umanistico rispetto alla presenza di uomini in settori che sono di tipo scientifico, dove è prevalente appunto la presenza di maschi. Una curiosità, quel dato lì dell'Ordine Nazionale riguarda i professionisti oppure no? Perché c'è una grandissima differenza. E non solo la parte attiva, lei ha parlato di parte attiva, no? I giornalisti attivi. Ma la differenza tra professionisti, ex pubblicisti o collaboratori? Io non ci leggo, da laggiù non ci vedo. Commentare poco, era giusto un modo per... Sono perfettamente d'accordo. Qui parla di... Assolutamente. No, qui parla di giornalisti attivi riferito a posizioni contributive con almeno un contributo obbligatorio accreditato nell'arco della vita lavorativa. Il vostro linguaggio non è il mio, cioè lo faccio veramente fatica a spiegarlo perché non è il mio linguaggio. Certo, fondamentalmente si parla dell'INPG e dell'INPG 2. Luca, dimmi se correggimi naturalmente se sbaglio, fondamentalmente si parla dei dati che emergono dall'analisi dell'INPG e dell'INPG 2, quindi non si parla naturalmente di giornalisti in quanto tale, ma giornalisti che siano attivi e quindi abbiano una posizione contributiva, e questa è un po' la fattispecie. Altre domande? Non so quando risale questa ricerca, è una ricerca che ha avuto anche effetti dal punto di vista normativo, è stata attenzionata da parte dell'autorità, ci sono interventi che sono seguiti a questa ricerca, sì, a questa ricerca, sono comunque ipotizzabili, sì, a ricerca anche di questo genere, cioè sono ipotizzabili interventi comunque anche, come si dice, considerando che ci sono specificità maschili e femminili comunque differenti? Allora, in linea di principio il progetto Tucur aveva una serie di finalità. Quello che ho presentato io è la parte più relativa ai dati. Quello che posso dire è che di fatto questo è un progetto che nasce in piccolo nel nostro laboratorio e adesso sta diventando risorsa ufficiale dell'Ateneo Pisano, che vuole metterlo come strumento anche di allarme, volendo, nei confronti di alcune situazioni che possono sembrare estreme. Da un punto di vista di comunicazione, a Pisa ci stiamo muovendo molto, si è lavorato anche ad esempio sui nuovi regolamenti per quanto riguarda il linguaggio utilizzato. Chiaramente non si può parlare di numeri rosa, no? Perché, o di proporzioni rosa o di qualsiasi altra cosa all'interno dell'Ateneo, perché ci sono delle procedure che sono di tipo diverso. Per noi e per lo scopo del progetto era importante
mettere un puntino sulle i, nel senso di far vedere che questa situazione è reale, perché ce lo dicono anche i dati, far vedere che il trend non sembra migliorare e creare, sensibilizzare comunque l'Ateneo nei confronti di questo tipo di problematica. Poi chiaramente da un punto di vista normativo è tutto molto più complicato. Io posso portare come esempio l'Università di Trento, che ha istituito una serie di situazioni per agevolare la carriera delle donne che sono impegnate su più fronti, il discorso della conciliazione lavoro-casa e così via, però Trento è autonoma, quindi ha potuto fare quello che voleva e ha messo su una serie di servizi estremamente interessanti. Quando poi si parla di non autonomi come tutti noi diventa più complesso, però il nostro scopo di ricercatori è quello di sensibilizzare nei confronti del tema, poi si spera di riuscire ad ottenere anche dei risultati ovviamente. C'è un'ultima domanda, prego. Non è stato possibile incrociare questi dati con quelli familiari, cioè dal punto di vista sociologico era anche interessante capire da un punto di vista della famiglia o comunque della genitorialità delle persone. Allora, chiaramente non si possono incrociare dati per motivi di privacy. Cioè, quindi io ho lavorato con dei codici di individui sapendo che sono nati in un certo posto a una certa data e hanno un certo genere e hanno seguito una certa carriera. Il progetto Trigger completo ha tutta una parte di indagine di tipo sociologico che include tutta una serie di interviste aperte in profondità, focus group e così via, e nel lavoro che è stato fatto dai sociologi del Dipartimento di Scienze Politiche c'è una ricca produzione di informazioni relative a questo tipo. Chiaramente questa parte potrebbe essere integrata sulla pagina web, ma è un lavoro che verrà fatto poi in seguito dall'Ateneo. Cioè io ho presentato quello che ho fatto io di fatto, insomma, ecco, cioè il resto lo conosco ma non l'ho fatto, quindi non mi permetto di presentarlo, ecco. Grazie. Allora, grazie ancora naturalmente per il tuo intervento. Questa è la conclusione del modulo, naturalmente un applauso è più che doveroso perché davvero ha anche incluso noi giornalisti in questa ricerca, quindi quanto è fondamentale. Passo il microfono a Giulio che farà un po' l'introduzione a questo secondo modulo. Ok, allora per il secondo modulo abbiamo una storia di dati basata su analisi appunto di dati sportivi, quindi si parla di calcio femminile in particolare, e passo la parola a Viola Bachini che è la responsabile della comunicazione del progetto su Big Data e Andrea Marchetti invece ricercatore IT, istituto di informatica e telematica del CNR. Allora, buongiorno, quindi come ha detto Giulio io mi occupo della comunicazione del progetto europeo su Big Data di cui ha già parlato Giulio e mi occupo appunto della divulgazione dei progetti di ricerca e anche della parte di data journalism, perché appunto anch'io collaboro con diversi giornali, un po' meno in realtà da quando lavoro per il CNR, però insomma diciamo mi occupo un po' della parte giornalistica del laboratorio. Appunto vi rubo solo 5 minuti prima della presentazione di Andrea per contestualizzarvi un po' com'è nato questo progetto sul calcio femminile. Andrea insegna Data Journalism al Master in Big Data dell'Università di Pisa e io sono la sua assistente. Abbiamo sentito l'esigenza di sviluppare un progetto anche a fini didattici, proprio per raccontarlo agli studenti del Master. Perché diciamo, durante il Master gli studenti vengono divisi in gruppi e gli viene chiesto di sviluppare dall'inizio alla fine un articolo di data journalism e noi abbiamo deciso di sviluppare in contemporanea agli studenti un progetto, anche noi, di data journalism. Cos'era? Direi febbraio-marzo, quindi abbiamo iniziato a ragionare su quale poteva essere un argomento su cui fare la nostra inchiesta. C'era Gian Michela che si occupava del filone delle differenze di genere, l'idea ci piaceva, poi insomma la platea è di giornalisti, quindi non vi devo spiegare che l'argomento era molto di attualità, e quindi era valido, e ci siamo un po' chiesti quali potevano
potevano essere campi che sono prettamente maschili, in cui si poteva andare a indagare come se la cavano le donne. Il calcio ci è sembrato un buono spunto da cui partire, in tempi non sospetti, tra l'altro, perché ancora la nazionale maschile non era uscita dal mondiale, giusto? Se non era già uscita, ah no, erano le donne che ancora non, le donne ancora non si erano qualificate ufficialmente per il mondiale del 2019. E quindi, diciamo, l'idea è stata: esploriamo un attimo quali sono gli articoli che sono già usciti sull'argomento. Da una ricerca abbiamo visto che gli articoli sul calcio femminile erano tutti molto sul livello qualitativo, no? Quindi si raccontavano le storie di ragazze, delle squadre, si raccontava un po' il problema che appunto le ragazze non sono professioniste, al contrario degli uomini, quindi è diverso lo stipendio, non hanno contributi pensionistici, insomma c'erano tutto questo aspetto, però di fatto nessuno andava davvero a quantificare quante sono le donne che giocano a calcio in Italia, quanto prendono come stipendio, quante sono le squadre, dove sono dislocate, e quindi abbiamo trovato questo buco che abbiamo pensato di provare a riempire. Ci siamo trovati di fronte a uno scenario dove non c'erano tanti dati, perché appunto non essendo professioniste, non esistendo una lega professionistica di serie A di donne, non ci sono molti dati ufficiali. Andrea vi spiegherà meglio dove abbiamo pescato quelli che abbiamo trovato, e diciamo abbiamo provato a ragionare un po' anche per confronto, quindi proviamo a confrontare le donne con gli uomini. E abbiamo visto che erano due mondi completamente diversi, quindi non aveva tanto senso fare un confronto anche a livello di stipendi o di numero di giocatori, quindi ci siamo spostati più su un confronto tra il calcio femminile in Italia rispetto agli altri paesi europei e rispetto al resto del mondo. Questa è stata una lettura un po' più interessante. Ora Andrea vi racconterà nel dettaglio. Questo articolo lo stiamo facendo, è quasi addirittura d'arrivo con Repubblica, sarà pubblicato su Repubblica, si spera a breve. E, appunto, concludo brevemente dicendo che questo non è veramente un lavoro di big data, perché appunto non avevamo moltissimi dati a disposizione, però si può parlare lo stesso di big data nel senso di grande valore dei dati, cioè anche in big data facciamo anche delle ricerche con moli di dati magari ridotti, che però sono molto utili per il valore che generano, magari un valore nel raccontare la storia o un valore a livello sociale. Anche tutte le ricerche di cui vi parla Giulio sulle tracce del GPS, diciamo, questo giusto per puntualizzare, diciamo, il fine di queste ricerche è sempre il miglioramento della società, il miglioramento delle condizioni dei cittadini, cioè a differenza di Facebook che raccoglie dati per fini commerciali, le nostre ricerche, siamo un'università, istituti pubblici, lo facciamo, per esempio raccogliamo le tracce del GPS per capire come si spostano le persone in città, per fornire uno strumento alle amministrazioni locali per migliorare il trasporto pubblico, per capire come per esempio cambiare il traffico di una città, insomma questo è un po' il fine di questo big data. Passo la parola a Andrea che vi racconta dei dati. Grazie. Allora, io mi chiamo Andrea Marchetti, sono essenzialmente un informatico che lavora al CNR. CNR è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è un'istituzione con più di 100 istituti sparsi per tutta Italia, e a Pisa ci sono, diciamo, i principali istituti di informatica, l'ITI e l'ISTI. Ora, io quindi non sono assolutamente un giornalista, faccio data journalism, ma devo imparare tante cose di questo, di cosa significa giornalismo. Quello che noi abbiamo creato queste slide per un corso, fra l'altro ancora queste slide sono in progress. Questo è uno schema di come abbiamo provato a insegnare ai ragazzi del corso come fare data journalism. Quindi
si può partire da un'idea, e noi siamo partiti dalla storia del calcio femminile, che ci sembrava abbastanza curiosa, no? Perché si prestava abbastanza a una leggera ironia, no? Gli uomini che non si sono classificati e che quindi ha creato praticamente un senso di sconforto nella nazione italiana. Contemporaneamente, però, senza che nessuno lo sapesse, le donne si stavano per qualificare per la prima volta dopo 10 anni ai mondiali e ci sono riuscite. L'abbiamo visto proprio nelle ultime partite, anzi è stato difficile, non è facile trovare partite di calcio femminile. Negli articoli, fra l'altro, quando abbiamo approcciato questo tema, io non sapevo nulla di calcio femminile. Un aspetto interessante sono i pregiudizi e permettetemi un po' questa curiosità. Il pregiudizio fondamentale è che le donne che giocano a calcio sono brutte, scarse e lesbiche. Questo è un po' pesante, però praticamente l'ha detto anche un rappresentante della FIGC italiana, del presidente. E quindi insomma è stato abbastanza curioso, no? Ora, e quindi siamo andati a fare, quindi ci siamo posti tutta una serie di domande, ma qual è la situazione del calcio femminile in Italia, un po' quello che diceva Viola, e abbiamo cominciato a raccogliere dati, informazioni. Io ho raccolto i dati e Viola ha cominciato a fare le interviste a esperti, che per voi è una cosa quotidiana e normale, per me non lo era. Effettivamente, grazie alle interviste, ci ha permesso di orientarci e di guidarci anche nella raccolta dei dati. Parliamo un po' di raccolta dei dati. Ci siamo prima istruiti un po' anche su altri articoli, che magari non ci danno questi dati, ma ci danno un po' informazioni su dove si potrebbero trovare. Vai avanti. Poi ci siamo fatti anche uno studio su quello che sono gli aspetti normativi. In particolare abbiamo scoperto che in Italia gli sport professionali, mi sembra, sono solo 5, tra cui mi sembra il calcio, sembra il motociclismo, il tennis, il golf e la pallacanestro, mi sembra. Bene, di tutti questi 5, resta scontato che è solo per i maschi. Per le donne non c'è professionismo di sorta. Questo naturalmente cosa comporta? Che chi fa calcio lo fa per passione, lo fa su base volontaristica, e non ha, se deve pensare a un futuro, non lo pensa naturalmente sul calcio essenzialmente. Bene, andiamo avanti. Poi ci siamo, naturalmente il modo migliore per trovare informazioni è usare Google, è la cosa più semplice. Siamo andati a vedere per esempio calciatrici, e qui la cosa curiosa è che naturalmente gli articoli su calcio femminile sono molto legati all'aspetto più estetico. Perché? Perché si suppone che il pubblico che è destinatario di questa informazione mi interessa esclusivamente solo un aspetto. Questo, da un punto di vista maschile, lo vedo un po' un'offesa, un po' offensivo. Fra l'altro, andiamo avanti, si può fare anche dire ma fammi la ricerca e limitami sul dominio di gazzetta.it, e qui la cosa è ancora più evidente. Di nuovo, perché il calcio è sempre un argomento tipicamente maschile. Fra l'altro ho fatto anche un corso di informatica umanistica, gli ho chiesto un po' a tutti, alle persone, ma a voi vi interesserebbe giocare a pallone? L'ho chiesto alle donne, alle ragazze, e a nessuno gli interessava granché. Andiamo avanti, ci sono la possibilità di fare anche altre ricerche, andiamo più veloci. Un problema quando si cercano i dati: il primo consiglio è dire, se trovate dei documenti PDF, evitateli, perché quelli non è il formato migliore per estrarre i dati. Il problema è che quando c'hai l'unico documento, l'unico dato su cui puoi lavorare è in PDF, e a questo punto non lo puoi più evitare. In particolare, noi abbiamo trovato finalmente un report fatto dall'UEFA,
andiamo avanti, vai pure avanti, sì, velocizziamo, sì, sì. Devo saltare un po', ecco, abbiamo trovato questo documento qua, che era un documento dell'UEFA, in cui avevamo tutta una serie di dati molto interessanti, in particolare non si può leggere da là, però ve lo dico io, per ogni nazione dell'UEFA, sono 55, che coprono non solo l'Europa, ma anche parte dell'est, dell'Asia dell'est, e, del Medio Oriente, scusatemi, e avevamo per esempio discorso di spettatori in media che vedono le partite di calcio femminile, naturalmente, sia della nazionale che dei campionati di Serie A, il numero di calciatrici, il numero di arbitre che ci sono nei vari paesi. Va bene, per farla breve ho dovuto fare diverse operazioni che non sto non sto troppo a dettagliare, però diciamo che una cosa che emerge è che questo è un lavoro di team, ci vuole sia un lavoro giornalistico ma accompagnato anche da un lavoro informatico, più prettamente informatico. Bene, l'aspetto poi interessante è, una volta raccolti tutti questi dati, andiamoli ad analizzare, a fare delle analisi per capire e scoprire nuove highlights, nuove informazioni che potrebbero a sua volta generare nuove domande che potrebbero poi portare a nuove raccolte di dati e a nuove interviste. Ora vi faccio vedere alcune visualizzazioni che abbiamo creato. Non è questo. Ok. Alcune visualizzazioni campionato. Ok. La prima domanda che ci siamo posti, vediamo se mi funziona la rete. Sì. Intanto, dove giocano? Dove si può trovare il calcio femminile? Se io volessi andare a vedere una partita di calcio femminile, dove posso andare? Beh, queste qui sono le squadre di Serie A, sono 12. Si vede abbastanza immediatamente che la dislocazione è più centro-nord. In particolare in Toscana devo andare o a Empoli o a Firenze per vedere una partita di Serie A. Se voglio vedere una partita di Serie B, già la cosa si... ecco, qui a Grosseto è un po' un problema, devo risalire e andare a Pisa o a Livorno, no, o a Lucca, qui è Firenze e qua c'è Arezzo. Comunque la cosa interessante è, come vedete, è sempre più un fenomeno centro-nord. Sì. Sì. Però a livello di giovanili c'è molta più possibilità, nel senso anche attraverso le interviste, questo c'è quello che abbiamo un po' visto, è che magari delle bambine che vorrebbero giocare a calcio di fatto non possono, perché il primo posto dove allenarsi è a mezz'ora di macchina, cioè non ce ne porta. Quindi c'è proprio un problema anche di tesseramenti anche di ciò. Come? Se fossero maschi ce li porterebbero. Sì, oltre al fatto che c'è anche il posto dove allenarsi più vicino a casa, cioè sì, è un po' una combinazione. Io ho chiesto un attimo scusa, penso manchino 5 minuti alla fine del talk. Finiamo questa parte qua e poi apriamo anche la parte relativa alle domande, così possiamo anche un po' coordinarci meglio. Allora, 5 minuti, faccio vedere. Questo qui sono i dati UEFA. Questo qui fa vedere il numero di giocatrici in Europa. Si vede che queste qui sono giocatrici under 18, over 18. Sì, questo qui è il numero assoluto dei giocatrici. Vediamo il grafico, naturalmente si presta a mille interpretazioni, ma sicuramente ci sono 92.000 giocatrici in Germania, un buon risultato anche in Svezia, in Italia siamo sulle 10.000 giocatrici. Queste si tratta di giocatrici tesserate. Se io faccio una proporzione rispetto alla popolazione, vedo che la concentrazione più alta sta nel nord d'Europa, in particolare l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Olanda, ma anche la Danimarca. Già la Germania un po' scende come concentrazione. Naturalmente era interessante anche il valore assoluto, perché se devo formare una nazionale, comunque avere un buon numero di giocatrici è interessante. Faccio vedere anche un altro grafico
che conferma il dato che avevamo visto prima. Questo qui è stato chiesto alle varie federazioni europee qual era il gioco di squadra femminile più popolare. Il rosso è il pallone, no? Quindi intanto va bene, il blu è la pallavolo. In effetti in Italia le donne giocano molto a pallavolo. Questa è una situazione che si trova un po' nel sud d'Europa, anche in Portogallo e in Russia, ma la parte centrale dell'Europa, la parte nord, c'è proprio una passione per il calcio. Poi ci sono delle cose un po' particolari, tipo l'Irlanda, dove lo sport più popolare si chiama Gaelic football, ed è un pallone in cui si possono usare, un gioco di pallone, si possono usare le mani, ci sono delle mosse da pallacanestro, però si può calciare quando si arriva vicino, c'è una porta, io calcio e tiro di piede. Questo è lo sport più popolare nell'Irlanda. Poi l'Olanda, una cosa interessante, perché l'Olanda, nonostante abbia tantissime calciatrici, lo sport più popolare è l'hockey su prato, infatti stanno anche abbastanza bene. Faccio vedere l'ultimo grafico, questo qui è un grafico che mostra l'andamento, purtroppo si vede abbastanza male, vediamo un attimo, questo qui è il ranking delle donne, e si vede, si può vedere forse molto meglio qua giù sotto, si vede? Questo era all'inizio, era abbastanza in alto la posizione del ranking femminile, poi piano scende, risale e all'ultimo scende abbastanza, fin tanto che nell'ultimo periodo del 2018 sta risalendo. E magari Viola potrebbe anche spiegare questo motivo, perché l'ha scoperto. Sì, questo l'ho scoperto, diciamo, attraverso le interviste, quindi questo è proprio giornalismo più che data journalism, nel senso che ho parlato con i preparatori atletici, con i responsabili della nazionale, che mi hanno detto che da 5 anni a questa parte le donne in nazionale sono seguite dallo stesso identico team degli uomini, quindi stesso preparatore atletico, stesso nutrizionista, psicologo. Prima erano completamente lasciate a loro stesse, e tra l'altro, visto che gli abbiamo detto che stavamo lavorando sui dati, ci hanno anche passato e usciranno nell'articolo i dati sulle performance delle ragazze della nazionale e di come sono variate nel corso delle partite negli ultimi anni, e si vede proprio questo aumento di resistenza, di insomma tutta una serie di parametri fisici proprio in seguito a questa attenzione da parte anche appunto della federazione, che ultimamente per fortuna sta investendo anche in questo settore, sia a livello fisico appunto atletico, che anche a livello di immagine, cioè, perché poi un altro motivo per cui tante ragazzine magari non giocano è che si fatica un po' a trovare il mito della calciatrice, cioè non se ne parlano, non sono famose, quindi anche la stessa federazione sta investendo, loro lo vedono come un investimento, perché appunto quello che abbiamo scoperto è che in tante nazioni è più famoso il calcio femminile rispetto a quello maschile, per esempio in Canada, e anche a livello di sponsor, cioè è un terreno inesplorato e che però ha tante potenzialità, anche a livello proprio anche in termini di ritorno economico, perché il calcio maschile ormai è saturo in un certo senso, anche come diritti TV, come mercato, insomma questo è quello un po' che è venuto fuori dalla parte meno data driven. Si è finito, scusa. Posso. Grazie. Sì. Grazie. Allora, qui naturalmente abbiamo tanti spunti di riflessione, quindi immagino che le domande siano parecchie. Franz, te lo dico subito, è inutile fare domande sulle fotografie, non ce ne stanno foto delle calciatrici, quindi passiamo oltre alla domanda di Franz. C'è qualcuno che vuole fare qualche... Vai Enrico. Allora, io credo che... Aspetta, soltanto un secondo. Vogliamo sentirti tutti. Vai. Intanto complimenti, perché insomma andare a vedere che già a calcio le donne... è già di per sé. In Italia ci sono oltre 3 milioni di calciatori, 3 milioni di professionisti, non si arriva a 10.000. Questi sono i dati. Voi l'avete dato il dato giusto e sono 10.000 calciatori femmine.
dov'è che cambia, che non avete detto? Che da qualche anno la Federazione Italiana Gioco Calcio impone alle formazioni di Serie A di fare le squadre professionistiche, diciamo, che devono giocare in Serie A. No, no, le impone, perché sennò gli fanno la multa. E questo è un discorso, no, te lo dico, è recente, una cosa recente. Basta vedere che la Juventus ha vinto anche lì, accidenta a loro, il campionato di calcio, perché ha rubato tutte le migliori calciatrici alle altre squadre. L'anno scorso che ha vinto? L'anno scorso vinse la Fiorentina. C'è la Champions League, infatti ora comprano Ronaldo, ma io spero che la Juve compri Ronaldo, ma insomma che comprino Ronaldo si può falliscano, ma insomma questo è un altro discorso. Dov'è che voglio arrivare? Il calcio femminile, come avete detto, no, bisognerebbe andare a vedere anche le squadre minori, specialmente per esempio in Maremma ce n'erano, che giocavano il campionato di Serie C, ve lo dico perché io ho scritto diversi articoli. Il problema vero qual è? Vengono ostacolati dalle squadre, diciamo di terza teoria, di seconda teoria, di prima teoria o dell'altra, perché alla fine gli orari, per gli allenamenti migliori vanno a chi fa attività, che viene fuori. Però il dato vero è 10.000 giocatori, 3 milioni del, insomma, dei dilettanti italiani, e quindi le Adidas o le Nike le vendano a loro, non alle donne. Grazie Enrico, anche se questa più che una domanda era un attenzione al filo. Chi vuole rispondere? Andrea, Viola? Sì, cioè, nel senso sono due livelli diversi, che poi alla fine sono anche due livelli diversi, diciamo, nell'inchiesta, no? Cioè, abbiamo intervistato sia giocatrici professioniste, tra cui vabbè, la Carolina Morace, che magari avete visto, che appunto portano avanti una battaglia sul lato dei professionisti. Cioè, Carolina Morace dice: io ho gli stessi dolori alle ginocchia dei miei colleghi maschi, però al contrario di loro non ho la pensione, perché io non sono professionista, quindi nessuna squadra mi ha mai versato i contributi e mi sono ritrovata a smettere a 35-36 anni, non mi ricordo, comunque a un certo punto ho smesso, ora ho 45 anni, mi fanno male le ginocchia e non ho una pensione e devo trovare il modo di, e al contrario invece dei maschi che hanno tutta una serie. Questo sicuramente è un aspetto, cioè professionisti, l'altro è quello appunto invece il settore più amatoriale, cioè dei tesserati, che sì, e lì, anche lì però ci sono delle difficoltà. Appunto ho intervistato una ragazza che ha giocato una vita a calcio e dice sempre nello stadio peggiore, a orari improponibili, anche perché poi il problema delle donne è che lavorano sempre, cioè hanno un lavoro vero anche quando giocano in Serie A, cioè fanno le impiegate e poi si allenano, e quindi è ancora più difficoltoso, perché avere lo stadio in orario di lavoro le costringe a smettere. Infatti qual è anche un altro problema sempre che viene fuori dai dati? Dell'abbandono prematuro, cioè smettono prestissimo le donne, questo va un po' in tutti gli sport, anche per via della maternità eccetera, però queste smettono anche perché c'hanno da lavorare fondamentalmente, invece tanti uomini riescono, cioè gli uomini professionisti riescono a vivere di quello. No, volevo dire una cosa, io mi sono avvicinato al calcio femminile in maniera casuale, non avevo mai visto una partita di calcio femminile, ho visto però le partite della nazionale e mi sono divertito, perché è un calcio diverso, è una cosa molto diversa e ci sono delle cose molto interessanti. Detto questo però, a chi interessa il calcio femminile? Agli uomini poco, alle donne ancora di meno, perché quando glielo chiedo, perché il calcio femminile? Però a chi interessa? Probabilmente ho visto che interessa molto alle case sportive, alle ditte tipo Nike, perché sperano di aprire nuovi mercati. Comunque ci sarà un boom, cioè secondo me si arriverà a parlare di calcio femminile abbastanza presto, perché c'è quello che hai detto te, che hanno obbligato le squadre, che poi non costa molto mettere su una squadra, con mezzo milione ce lo potrei fare anch'io, quasi, metto su una squadra calcio femminile. Però, detto uno scherzo naturalmente, però se io considero i budget delle squadre maschili, mezzo milione non vale nulla. Bene,
il Milan ha comprato il Brescia e ora ci avrà la squadra in Serie A, la Juventus aveva comprato il Cuneo, c'ha la squadra in Serie A, la Roma si ha comprato un'altra squadra, la Fiorentina c'ha la sua, già la sua squadra in Serie A, quindi siccome il cuore va dietro alla maglia, i juventini se vedono bianco e nero cominceranno a tifare le donne, i milanisti rosso e nero cominceranno a tifare le donne, quindi è molto probabile che si andrà verso questa situazione qua. C'è poco di nobiltà in tutto questo, però è un fenomeno che mi interessa proprio di, come evoluzione. Allora, secondo me il tema che è stato toccato è assolutamente interessante e mette, o perlomeno credo che volesse mettere in risalto, in evidenza il pregiudizio che, dobbiamo dirlo, da uomini spesso c'è nei confronti delle donne, soprattutto in campo sportivo. Però secondo me, avendolo affrontato soltanto sul piano calcistico, è estremamente riduttivo, molto riduttivo, e credo che non renda bene l'idea. Faccio un esempio: il tennis, le donne hanno fatto delle battaglie vinte grazie alla loro capacità e determinazione, e oggi, in questi giorni, si sta giocando il torneo di Wimbledon, è una battaglia di qualche decennio fa, ma le donne giocano lo stesso torneo negli stessi giorni, negli stessi campi degli uomini, con lo stesso montepremi degli uomini. Ancora oggi talvolta emerge questa polemica, ma in quel campo lì sono riuscito a ottenere un giusto riconoscimento grazie a una battaglia condotta. Per quanto riguarda il calcio, poi, secondo me è stato un po' parziale il dato, perché faccio un esempio: negli Stati Uniti, dove il soccer, il calcio maschile, non è considerato, non ha mai raggiunto risultati degni di un paese grande come gli Stati Uniti, il calcio femminile ha raggiunto i massimi livelli ed è popolare. Quindi secondo me il calcio sotto questo aspetto è un po' ondivago, cioè non rende bene l'idea di quello che è il sistema, ecco, insomma. Vi abbiamo raccontato una piccola parte poi della ricerca, che non è neanche una vera e propria ricerca, nel senso è partito proprio come articolo, quindi essendo un articolo lo sapete meglio di noi, cioè di me, e si racconta un pezzo della storia, magari poi ci si ritorna con altri articoli. Comunque in realtà gli altri sport li abbiamo considerati, anche se non ne abbiamo parlato. E poi qual era il discorso? Ah, sull'America. In realtà più che l'America, un caso interessante è l'Australia, dove appunto il calcio ha raggiunto livelli molto alti, e lì la federazione però ha fatto una scelta ben precisa, cioè ha fatto tutto un calendario in modo che le partite delle donne e dei maschi non si sovrapponessero mai, in modo che chi è appassionato di calcio prima o poi finisse a vedersi anche delle partite delle donne e si appassionasse. Idem in Norvegia hanno aumentato gli stipendi, no? Ok, quindi cioè, ci sono dei casi virtuosi che ora magari in questo momento neanche ci ricordiamo, però li citiamo nel pezzo che ancora non è uscito, però quando uscirà, in realtà, cioè, questi ragionamenti li abbiamo fatti e sì, cioè, ci sono dei casi virtuosi che potrebbero essere presi a esempio anche in Italia per aumentare la popolarità di questo sport. Okay. Troppo senza microfono. Se per favore erano disponibili questi dati per essere analizzati singolarmente o sono giustamente vostri, volevo sapere se li mettevate a disposizione del pubblico del corso oggi. Questi ancora no, perché abbiamo un accordo con Repubblica e li pubblichiamo, però magari una volta che saranno pubblicati sì, perché no? Sì, sì. Quindi a breve, speriamo naturalmente, visti i tempi della pubblicazione del report. Altre domande? Stefano, curiosità che riguardano... Parla della Juve, dai, contro... Recopriamo sulla Fiorentina. Andiamo avanti con il modulo successivo? Eventualmente recopriamo dopo. Allora, naturalmente ringraziamo sia Andrea che Viola per quanto riguarda questo modulo che... è stato parecchio interessante, che riguardava un ambiente naturalmente familiare come quello del calcio, ma sconosciuto per certi versi da alcuni di noi, che riguarda il calcio femminile, e siamo contenti che la nazionale femminile, almeno quella, sia arrivata ai mondiali. Quindi grazie a entrambi. Naturalmente invito un attimo...
invito un attimo Viola a rimanere, perché sarà naturalmente, se riesce a non far cadere la telecamera, la docente del modulo successivo. Ok, nel frattempo che Viola prepara un attimo la presentazione, il computer. Allora, vi ho già detto all'inizio che davanti a data si usano 20.000 aggettivi diversi, no? Anche noi abbiamo utilizzato il termine big data in questo caso qui, che è quello che va un po' più di moda. Ma in realtà sapete come sono definiti, cosa si intende per big data? Perché prima nell'intervento ho sentito, quelli sì che sono big data, quelli sul calcio maschile, perché sono più persone, numeri più grandi. In realtà, quando si parla di big data, ci sono un milione di definizioni diverse. Quella iniziale era la classica definizione a 3V, volume, quindi quantità di dati, velocità, velocità con cui sono generati, e volatilità, ovvero che durano poco nel tempo, che cambiano. In realtà, se voi andate a chiedere a qualsiasi ricercatore, a qualsiasi azienda che dice di lavorare o che lavora con i big data, la definizione di big data vi cambierà radicalmente, ok? C'è chi non si concentrerà sul volume, ma sul valore. C'è chi non si concentrerà sulla velocità, ma sulla volatilità, sulla variabilità. Se andate, fate una cosa semplice, proprio un esperimento. Andate su Google Immagini e cercate big data V. Ok? Perché stranamente tutti quanti hanno una definizione di big data utilizzando le V dei big data, 3, 5, 7, 9, 12, 15, quanto vi pare. Ok? Troverete una marea di immagini che vi danno una definizione diversa di big data, tutte quante magari prese da articoli, da pubblicazioni o altro, che spesso e volentieri non ha nulla a che vedere l'una con l'altra. Ok? Questo è il motivo per cui dicevo prima che big data come small data, smart data, eccetera, eccetera, sono buzzword. Perché bene o male possono significare tutto o niente. Ad esempio, in questo lavoro qui di big in quanto di volume non c'erano magari. Quello che c'era è la parte di valore, perché interviste. Lì abbiamo una parte che può essere ripresa a maggior ragione. La parte sulle carriere, avevamo la parte di volume, avevamo uno storico di 10 anni. O comunque volendo potevamo estendere l'analisi a tutto quanto il panorama nazionale, perché buona parte dei database interrogati erano dati che contenevano tutto quanto le informazioni sulle carriere per tutto quanto il panorama nazionale. Okay? Quindi come vedete è un qualcosa che oscilla, questo concetto di big data, è un qualcosa molto ondivago, più delle prestazioni del calcio maschile o femminile se vogliamo, è un qualcosa che può essere ritagliato addosso all'analisi se vogliamo. Ok, quindi adesso ritorniamo con Viola, il nostro prezioso nome, cioè, con un altro tema che è quello dei migranti. Ok, grazie. Ok, quindi si cambia proprio argomento. Allora, questo qui vi faccio vedere questo documentario che abbiamo pubblicato ormai più di un anno fa. Però insomma ve lo facciamo vedere perché c'è dietro tanto lavoro sui dati. Questo diciamo nasce da un finanziamento del Centro Europeo di Giornalismo, per cui appunto avevamo vinto questo grant, avevamo sottoposto un progetto, la call era sulle migrazioni, però insomma loro cercano sempre punti di vista alternativi sui temi che propongono, e quindi insomma abbiamo pensato di proporre un progetto in collaborazione con delle cooperanti internazionali che vivono in Senegal e che conosco anche diciamo per conoscenze personali, e abbiamo proposto un progetto sui migranti di ritorno dall'Italia al Senegal, cioè chi sono i migranti di ritorno. Sono i migranti che vengono in Italia, lavorano, si fanno una vita, spesso sono assunti a tempo indeterminato, hanno il permesso proprio per stare in Italia a tempo indeterminato, e poi però a un certo punto decidono volontariamente di tornare in Senegal, cioè nel paese in cui sono nati, per avviare un'attività imprenditoriale. Abbiamo selezionato tre casi di interesse perché sono storie di, diciamo tra virgolette, successo, cioè persone che hanno sviluppato un'attività che effettivamente funziona, che insomma anche economicamente è sostenibile. E appunto abbiamo sottoposto il progetto di raccontare queste tre storie sotto forma di documentario interattivo che dopo appunto vi faccio vedere. Abbiamo vinto il finanziamento e abbiamo prodotto questo documentario. Allora,
Ok. De Malteniou significa va e torna in lingua Wolof. Ora qui non mi carica il video. Fantastico. Ok, comunque insomma diciamo abbiamo questi quattro capitoli fondamentalmente in cui ogni capitolo racconta un aspetto della migrazione di ritorno e poi all'interno di ogni capitolo abbiamo una parte testuale che racconta la storia, una parte fotografica, avevamo un fotografo molto bravo e una parte invece di video interviste che ora non si sente, però insomma qui lui parla in bergamasco molto, molto divertente e insomma raccontano un po' tutti gli aspetti della migrazione di ritorno. Ora diciamo da un punto di vista giornalistico qual era qui il problema che avevamo? Il problema era che stavamo raccontando tre storie di successo di persone che appunto dopo essere stati una vita in Italia decidono di tornare nel proprio paese e la cosa funziona, tornano nel proprio paese, avviano un'attività imprenditoriale anche usando tutte diciamo le conoscenze e le competenze che hanno appreso in Italia e l'attività imprenditoriale funziona, loro sono contenti perché si sono riavvicinati alla famiglia, hanno realizzato il sogno di tornare e così via. Il problema però che ci ponevamo da un punto di vista più giornalistico era attenzione, qui stiamo raccontando tre storie, tutte e tre di successo, si rischia un po' forse di dare un'idea sbagliata, cioè si rischia che le persone pensino che questa è la norma, cioè che tutti i senegalesi tornano a casa e trovano tutto bello, funziona tutto. Sarebbe bene dare un po' di numeri su questo fenomeno. Quindi per questo motivo abbiamo coinvolto, io collaboravo già con loro, abbiamo coinvolto appunto il CNR di Pisa per fare un lavoro sui dati, quindi per cercare di capire ma su tutte le persone, su tutti i migranti, tutti i senegalesi che arrivano in Italia, poi quanti effettivamente tornano a casa e quanti effettivamente avviano un qualcosa che è di successo, no? Ci serviva un po' per contestualizzare quello che si stava raccontando. Ci siamo trovati di fronte a un problema enorme, cioè che i dati sulle migrazioni fondamentalmente non esistono e quando esistono i dati ufficiali sono sempre parziali perché insomma si perde un pezzo importante della migrazione che è quella che non è regolare e non è registrata, ci sono delle stime però di fatto non si sanno i numeri precisi. Quindi come abbiamo diciamo, deciso di procedere? Allora, in due modi. Allora, abbiamo sia usato dei dati open, quindi come quelli che vi ha fatto vedere Andrea prima, quindi presi da rapporti ufficiali, e per raccontarli abbiamo usato due metodi. Allora, ogni capitolo si conclude con una parte dati. Eccolo. Questi sono dati raccontati sotto forma di video. Sono dati presi da fonti ufficiali. Questo è un video che ha realizzato Daniele. E vabbè, non c'è la voce, quindi non si sente. Comunque, insomma, le palline rappresentano, ogni pallina è l'1% dei migranti. Si vede quindi come si sposta. Ok? E questo è un modo per raccontare i dati sotto forma di video animato, si dice perché tornano, queste sono tutte statistiche ufficiali tratte da Istat, World Bank, tutte fonti ufficiali che si scaricano liberamente da internet e così via. Un altro invece modo di raccontare sempre dati ufficiali, questo è stato pubblicato sull'Espresso e poi tradotto in spagnolo pubblicato su El País. Allora, in questo capitolo qui si parla del problema delle pensioni, dei permessi di soggiorno. I dati, non vi faccio vedere video perché tanto eventualmente li trovate sul sito dell'Espresso. Ok, eccoli. Questo invece è un altro modo che abbiamo usato per raccontare i dati, sempre i dati open tratti dai rapporti. Quindi
Quindi chi sono i com'è la migrazione senegalese in Italia? In genere sono maschi, sono giovani e stanno circa un anno. Quindi qui si vedono i dati, l'infografica è interattiva, quindi la durata, quanto stanno in Italia, la motivazione, permessi di soggiorno, perché, la durata, il genere, appunto maschi, sono giovani e sono celibi, con pochi diritti. Questi erano i dati più recenti che avevamo all'epoca in cui abbiamo fatto questa visualizzazione. Quindi accesso alla cittadinanza nel 2014, soprattutto perché per nascita in Italia, per residenza o per matrimonio. Accesso al welfare, quindi alla disoccupazione hanno fatto accesso in 11.000, cassa integrazione 4.000 e così via. E non hanno aiuti concreti per tornare. Cioè, i tre migranti di cui si racconta la storia in questo documentario, cioè di tre, nessuno dei tre ha usato i fondi per i rientri assistiti che mette a disposizione il Ministero, perché di fatto, cioè, con quei fondi lì ci coprono a malapena il biglietto di ritorno, quindi tante attività imprenditoriali non ce le fanno partire. Infatti solo in 22 nel 2014 avevano, di tutti i migranti senegalesi in Italia, solo in 22 avevano fatto richiesta per il rientro assistito. E invece i migranti di cui raccontavamo noi la storia erano riusciti tramite altre strade a finanziarsi, vabbè, qualcuno perché aveva messo da parte dei soldi semplicemente quando lavorava in Italia, un altro è stato finanziato da un socio italiano e che ha aperto una gelateria in Senegal finanziato da un italiano che poi è diventato suo socio, e un altro uguale, sempre in società con italiani, si occupa del commercio di abiti usati. Oltre a questi dati ufficiali, una parte invece diciamo un po' più innovativa anche da un punto di vista di ricerca di questo progetto è invece una ricerca che abbiamo fatto sui dati delle telefonate. Praticamente nell'ambito di questo progetto, siccome il CNR collabora con Orange, la compagnia telefonica francese che gestisce anche le SIM in Senegal, Orange ci ha fornito i dati, non compare la mappa, Orange ci ha fornito i dati dei cellulari, aspetta. Provo a mettere il tethering. Allora, praticamente la compagnia telefonica Orange ci ha fornito i dati relativi alle telefonate entranti e uscenti dal Senegal per un periodo di un anno. Quindi sapevamo in ogni settimana quante telefonate per esempio partivano dal Senegal verso l'Italia o viceversa, e dal Senegal verso la Francia, insomma verso tutti gli stati del mondo. Ovviamente tutti questi dati erano anonimizzati. Quindi provo un po' a ricaricarlo. Prova un po' ora che si è connesso. Ah. Vabbè. Allora, quindi praticamente qual è stato il ragionamento? Abbiamo pensato, questi dati delle telefonate che rispecchiano un po' la vera presenza dei migranti, perché anche i migranti irregolari hanno una SIM e chiamano a casa. No? Questo è un punto di partenza. Dai dati delle SIM si può stimare in maniera più precisa rispetto ai dati ufficiali il fenomeno della migrazione? Ecco la mappa. Vediamo. Allora, questi sono i dati sui migranti senegalesi dove vanno nel mondo. Il primo paese è la Francia. Ecco. Vai. Allora, il primo paese è la Francia, il secondo è il Gambia, Italia, Spagna e così via.
Questi sono i dati ufficiali delle migrazioni. Questi invece sono i dati delle rimesse economiche. Anche questi sono dati ufficiali che si trovano su internet, cioè quanti sono i soldi che i migranti mandano a casa. E vediamo che sono molto simili rispetto ai paesi in cui vanno, no? Ovviamente. Quindi qui il primo è sempre la Francia, poi c'è l'Italia, la Spagna, il Gambia scala in quarta posizione. Vediamo invece ora i dati delle telefonate. Cosa si vede? Che anche questi sono simili a quelli, ai due precedenti, quindi dove ci sono tanti migranti ci sono anche tante telefonate, perché i migranti chiamano a casa. Non vi quadra? No, va bene, sarebbe stata notizia se c'era... Sì, ma ancora non... Questo serviva da un punto di vista scientifico per validare il metodo, cioè nel senso per dire, quindi le telefonate funzionano per stimare il numero di migranti, ok? Questa era la preparazione. Perché collaborazione con CNR bisogna essere precisi. Quindi chiamano 40 milioni di volte dall'Italia i migranti. Oh, questo invece è la notizia, cioè cosa ci siamo immaginati? Ma non è che attraverso questo metodo si può stimare la migrazione circolare, perché ci sono tanti migranti che passano un periodo di tempo a casa e un periodo invece nel paese, cioè un periodo nel paese di origine e un periodo per esempio in Italia. Quindi cosa succede? Cosa cambia nei dati delle telefonate? Quando tornano a casa non chiamano casa, fondamentalmente. Vediamo un po' cosa succede. Questo è un grafico che fa vedere appunto l'andamento delle telefonate nel corso dell'anno dall'Italia verso il Senegal. Vediamo che c'è una flessione a novembre e a febbraio. Questi sono i due periodi in cui ci sono le feste nazionali senegalesi e quindi sono effettivamente i periodi in cui tornano a casa. Quindi attraverso questi dati, che non ci sono solo per l'Italia ma si può selezionare anche per la Francia, la Spagna e così via, quindi questo cos'è? È un punto di partenza fondamentalmente, però secondo me, lo dico da giornalista, è un esempio di come sia la ricerca contribuisce al giornalismo, ma anche il giornalismo può dare degli spunti interessanti a una ricerca. Qui, diciamo, per il documentario finisce qui la cosa, però questo fa partire delle linee di ricerca nuove, cioè l'utilizzo delle telefonate per stimare il numero dei migranti, che oggi come oggi è un tema molto caldo da un punto di vista ovviamente giornalistico, ma anche della ricerca, perché è una sfida enorme, perché sempre di più c'è la necessità di capire quanti sono i migranti per parlarne anche appunto nel dibattito pubblico. Questo è un po', direi che ho raccontato. Tanto ringraziamo Viola. Una cosa interessante che abbiamo scoperto tutti quanti insieme è che il fenomeno non è a senso unico, ma stiamo verificando attraverso i dati che c'è una migrazione per certi versi di ritorno e poi c'è comunque anche un transito, sia in ingresso che in uscita costante, perché se vanno naturalmente in Senegal poi ritorneranno dopo le feste, quindi da questo punto di vista non è più un fenomeno semplicemente legato all'evento della migrazione, ma diventa a tutti gli effetti un fenomeno strutturale. Da questo punto di vista abbiamo anche scoperto che esistono dei fondi che possono essere utilizzati da queste persone per ritornare, qualora lo volessero, nel proprio paese di origine. Tre, a quanto ho visto, sono riferiti ai senegalesi che ne hanno usufruito e diventa anche un po', da questo punto di vista, un elemento su cui pensare, su cui riflettere magari e su cui lavorare. Domande? Qualche domanda? Franz. A chi vanno le telefonate? Vanno sicuramente a debito in conto a Franz. Qualche domanda? Franz, le telefonate sono con le schede probabilmente che hanno a disposizione, o quelle personali.
Devo fare una domanda. Rompi il ghiaccio sull'argomento che mi sei d'aiuto. Aspetta che ne fa due in contemporanea. No, scusa, no, aspetta. No, perdonami tu. Ma come dice che paghiamo noi le schede? Io però ora... No, Viola! Aspetta, falla parlare. No, ti portiamo il microfono per te. Dalla loro. Dai il microfono e poi aspettate un attimo, perché sono... Scusate, se no altrimenti non si sente nulla. Prego. Sì, no, le SIM, ora poi mi aiutano meglio loro che li hanno analizzati. Le SIM sono quelle senegalesi, cioè nel senso il senegalese compra la SIM in Senegal, poi fa la migrazione, arriva in Italia e continua a usare la SIM. Le compra in Senegal, certo, sì. Sì, è francese, sì. Sì, è come un po' come la Vodafone che c'è sia in Italia, che sì. Sì, no, la sede è a Parigi, no? Che ci hanno dato i dati, la sede è a Parigi, della Orange. Nessuno fa le domande. Vabbè. Qualche altra domanda? Domande? Max, lo passa a te. Vai. Io volevo capire meglio il... Come dire, come si possono utilizzare questi dati per avere degli spunti giornalistici? Perché questa cosa della valutazione delle telefonate tra un paese di immigrazione e il paese originario è abbastanza intuitiva, no? Cioè, che per le feste comandate tornino a casa è abbastanza ovvio. Però si può trovare. Si possono trovare delle interazioni di natura diversa, perché come dire, la migrazione è un fenomeno molto molto complicato, difficilmente riconducibile a pochi concetti base, e allora volevo capire com'è che eravate arrivati a scegliere il criterio delle telefonate piuttosto che altro, perché poi, come dire, influenza il risultato, il mezzo che te utilizzi, per cui per arrivare a conclusioni un pochino più approfondite bisogna fare un'analisi del tipo di analisi che si vuole fare prima. Questo ora non so se sono stato chiaro, mi sono un po' intrigato, ma c'era un'altra? No, a posto. Allora, una parte della risposta è perché avevamo a disposizione quei dati, cioè nel senso nel laboratorio si lavora con dati principalmente di tipo GPS, GSM, e in quel caso ci fu una challenge, un hackathon, non so come chiamarlo, indetto da Orange, dove misero un po' di anni fa a disposizione questi dati, noi in laboratorio li avevamo ancora e abbiamo provato a fare un esperimento con questi dati. Quindi in parte il discorso è stato un caso che avevamo a disposizione questi dati qua, abbiamo provato a usarli. La cosa interessante dal punto di vista della ricerca che potrebbe è l'idea di riuscire a quantificare meglio il fenomeno della migrazione. Cioè, come diceva Viola, noi per trovare dei dati siamo impazziti e alla fine l'unica cosa abbastanza affidabile, con tutti i limiti che aveva, erano i dati di fonte ufficiale tipo Istat. Quello che si sta facendo all'interno del laboratorio è cercare di trovare dei metodi che passano dai social network, da Twitter, dalle telefonate, poi magari mettendo anche insieme col tempo tutte queste informazioni qua, per capire un fenomeno, per esempio, nella sua periodicità più fine, cioè l'Istat dà i dati solo a livello annuale. Noi l'esperimento, la portata dell'esperimento, la cosa più importante dell'esperimento è che abbiamo provato a descriverlo a livello mensile che cosa succede nella migrazione. Questa forse è la novità giornalistica un po' più interessante. Sì. Sì, cioè si fa un supporto alla statistica ufficiale, diciamo, non... Cosa si informano i migranti?
cioè su cosa si informano i migranti attraverso questi meccanismi qui? Un senegalese piuttosto che un cingalese che è in Italia, su Facebook cosa guarda? Senza sapere nome e cognome, perché da queste cose si potrebbe per esempio capire loro cosa vanno a cercare e come si informano sul paese nel quale vivono. Io lo dico per esperienza diversa, perché diciamo con gli assistenti negli anni ne ho avuti una decina di nazionalità diverse e ho visto, a seconda dell'età, delle provenienze, della cultura, della religione, insomma, vabbè, però chiaramente è un'esperienza limitata a una decina di persone, non è che la posso generalizzare, però credo che per esempio cercare di capire attraverso i big data come vivono la loro condizione di stranieri, gli immigrati in Italia, cercando di capire cosa guardano su Facebook, su in televisione, che tipo di testate giornalistiche controllano, che tipo di informazioni cercano, potrebbe aiutare a capire anche se funzionano o meno meccanismi di integrazione. Grazie. T'ho detto, ce n'è una seconda. Altre domande? Completiamo con questa parte qui con la risposta naturalmente. Allora, sì, è corretto, ma come mi faccio notare, per fortuna tra virgolette non si può fare, cioè nel senso andare a vedere cosa viene cercato su internet, andare a vedere la storia su Facebook di cosa possono le persone, non è esattamente qualcosa privacy preserving, mettiamola così, anche se anonimizzato. Una cosa che però ci consente di fare analisi dati cellulari, oltre a analizzare mobilità, è avere anche in un certo senso un proxy per la socialità, ok? Perché dato telefonico ti dà due informazioni: dove sei e chi stai chiamando, ok? Ora abbiamo considerato solamente la parte dove sei, quindi andiamo a vedere se ci sono flussi in entrata e in uscita, se vogliamo. Però andare a considerare ad esempio l'integrazione sulla base di come viene utilizzata questa scheda telefonica: sto chiamando numeri italiani? Sto chiamando solamente verso casa? Qual è l'entropia? Qual è la variazione del tipo di telefonate che faccio? La durata, eccetera, eccetera. Questo già è un qualcosa che ci può aiutare ad capire se c'è integrazione o meno, se c'è se c'è un'informazione che è autocontenuta, una comunicazione autocontenuta con la madre patria oppure no. Ovviamente questo è più facile da farsi perché questi dati sono già anonimizzati, perché Orange non dirà mai questo numero corrisponde a X, questo numero corrisponde a Y, sarà semplicemente utente Z. Ok? Quindi è un qualcosa che si può generalizzare. Poi ovviamente, come diceva giustamente Daniele, questo non vuole sostituirsi alla statistica ufficiale, è semplicemente un qualcosa che si affianca alla statistica ufficiale per dare un'informazione in più. Ovviamente non avendo a disposizione l'intero campione, perché immagino che Orange non ci avrà dato tutti quanti i dati relativi alle SIM del paese di partenza, avendo solamente una parte, quindi essendo parziale, ma essendo comunque una parte rilevante della popolazione, possiamo fare delle statistiche. Statistiche sono limitate dal fatto che la popolazione non è tutta, che non tutta la popolazione avrà una SIM, o almeno non l'avrà di Orange, che alcuni la utilizzeranno solamente in patria, quindi è un qualcosa che è parziale, lo sappiamo, siamo coscienti. Quando facciamo analisi dati, la prima cosa a tener conto è che il dato, a meno che tu non sia Facebook e quindi hai tutti quanti i dati dei tuoi utenti, è parziale sulla popolazione di osservazione. Fine. Ma la stessa cosa possiamo dire per la statistica ufficiale, perché l'Istat, tutto quanto il sommerso dei clandestini o comunque di quelli che vengono e non prendono i permessi di soggiorno, non ce l'ha. Quindi qualsiasi analisi, che sia la statistica ufficiale, che sia quella ottenuta dai dati, va presa con le molle. Può dare un'idea di un trend, ma non sappiamo mai quanto questo trend si avvicina alla realtà o quanto è approssimata meglio dai dati telefonici o quanto dal censimento che viene fatto all'ingresso, mettiamola così. Quindi è un terreno abbastanza scivoloso. Diciamo che possono aiutarsi l'uno con l'altro per riuscire ad avere un quadro più completo della situazione. Altra cosa carina sarebbe, seppur molto difficile e alle volte anche più pericolosa, non guardare quello che posta la gente su Facebook, è incrociare i dati. Se io sapessi che la persona tale è associata a quel numero di telefono e fa quelle chiamate e inoltre ha quell'account Facebook, quell'account Twitter, eccetera, eccetera, riuscissi a mettere più dimensioni insieme, ovviamente avrei un quadro più completo, più preciso. Per fortuna non si può fare, o comunque si può fare entro certi limiti. Spero che questo risponda un po' alla domanda. Ringraziamo nuovamente Viola Bachini. Ora passiamo la parola a Daniele Fadda, che è già intervenuto naturalmente in parte per quello che riguardava le risposte alle domande, per quello che riguardava il report precedente. Vuoi fare tu una breve presentazione? Daniele ci parlerà
di un qualcosa che negli ultimi tempi è emerso con molta forza, vale a dire naturalmente il riferimento ai dati certi, che a volte dati certi bisogna vedere un po' come bisogna interpretarli. In questo caso qui il titolo è eloquente, tutte le mappe mentono, quindi Daniele ci spiegherà come mentono e soprattutto come difenderci da queste menzogne. Prego. Grazie mille. Sì, a differenza dei miei colleghi, io non vi racconterò di un mio lavoro specifico, ma della mia passione delle mappe e del fatto che, come tutte le volte che arrivano le elezioni, questa passione si accende a un picco e la cosa interessante che accende questa passione è il fatto che quando c'è mediamente un'elezione, la prima cosa che si dice è che tutti hanno vinto, o tutti hanno perso poco, hanno perso male, ognuno dà la sua interpretazione. Io faccio più o meno lo stesso ragionamento, cioè mi metto a leggere le notizie, ma lo faccio da un punto di vista particolare, ovvero guardando quello che le mappe raccontano sulle elezioni. Tutti quanti abbiamo presente questa mappa dopo il 4 marzo, perché è la mappa che è girata di più. Prendo fonte internazionale esterna, il Financial Times, che fa vedere questa mappa e parla di un paese diviso. Parla di un paese diviso in tre. È abbastanza vera questa cosa, nel senso che abbiamo al nord la Lega, che il centrodestra che si afferma, al sud i 5 Stelle, con delle chiazze di resistenza del PD e le aree a sinistra. La cosa che però in rete, tra gli appassionati di mappe, subito è iniziata a emergere, è che forse questa divisione non è così netta. Parlare di un paese veramente diviso in tre forse è prendere l'accetta e raccontare un fenomeno in maniera un po' grossolana, cioè c'è una certa oggettività dietro questa cosa, ma forse dal punto di vista giornalistico il fenomeno è un po' più complesso e articolato. Perché si fanno mappe di questo tipo? Sicuramente perché rispecchiano velocemente un risultato, ma poi, diciamocelo, perché aiutano anche i giornalisti a fare i titoli. Cioè, questi sono i titoli ad effetto che sono usciti subito dopo. C'è un paese spaccato, il Movimento 5 Stelle sbanca il Sud, la Lega si prende il Nord, l'Italia è spaccata. Titolo forte, si vende bene, detta giornalisticamente. C'è Giuseppe Sollazzo, che è un ricercatore di Londra, che a un certo punto ha detto: forse possiamo provare a raccontare questo fenomeno, le elezioni italiane, in un'altra maniera, e far vedere che il paese non è veramente così diviso come abbiamo visto i primi giorni subito dopo le elezioni. Questa mappa qua, che Giuseppe Sollazzo, che è un appassionato, non è un grafico ma è un appassionato di mappe, molto bravo, ha realizzato questa mappa dove rappresenta con un punto 1000 voti. Il rosso c'è il centro-sinistra, il blu il centro-destra, il viola Liberi Uguali e in arancione il Movimento 5 Stelle. Mi scuso perché si vede così la mappa. Si può provare a spegnere le luci? Ve la racconto. Tanto l'idea qual è? L'idea non è quella di dare una rappresentazione facile, cioè qua si voleva far vedere qual era la complessità di questa, della situazione italiana, e soprattutto un dato che emerge facilmente da questo tipo di mappe è che la geografia spesso inganna, cioè ci sono dei territori densamente più abitati rispetto ad altri, e una mappa che si sviluppa per aree come quella che abbiamo visto prima non tiene conto della densità del voto, per esempio. Quella a destra è la stessa mappa dove un punto rappresenta 10.000 voti, e si è provato a fare una semplificazione dello stesso fenomeno. Però si può vedere che in realtà la penisola ha votato, sì, forse distribuendo il voto tra nord e sud in una certa maniera, ma il voto è molto più variegato rispetto a quello che mediamente viene raccontato dai giornali.
Questo è un altro esempio sulle elezioni americane che racconta, è lo stesso tipo di narrazione dove si racconta il voto tra Trump e la Clinton, e qua si vede bene quanto il voto è determinato dagli stati, la densità di voto si concentra negli stati a est degli Stati Uniti, mentre nel centro, che è molto meno densamente abitato, la mappa risulta vuota. Però noi siamo abituati mediamente a vedere mappe degli Stati Uniti, scusatemi, vado velocissimo, di questo tipo, dove gli stati centrali pesano molto di più visivamente rispetto a quelli sulla costa. Cioè noi hanno vinto i repubblicani, i rossi, sì, ma il peso non è esattamente quello che racconta quella mappa. Attorno, mi dispiace per lo spoiler. Ok, quindi l'idea qual è? Che lo scopo del data journalism, forse anche del journalism, è quello di farci domande, invitare i lettori alla riflessione, non dare soluzioni semplici. Ora vi porto degli esempi, poi magari queste slide ve le lascio perché sono prodotti che vale la pena guardare e prendersi un po' del tempo perché sono interessanti da navigare. Però per esempio questo è un altro modo di raccontare le elezioni, dove è stato rappresentato il voto per ciascun partito, quindi di solito viene rappresentato il partito che ha vinto il territorio. Rappresentando in parallelo tutti i partiti è possibile vedere non solo chi ha dominato, ma anche qual è stato il peso di quelli che non hanno vinto in ciascuna zona dell'Italia. Addirittura per alcune strade, quando c'è la disponibilità di dati più interessanti, per esempio di Open Data, l'hanno fatto il Comune di Torino, di Milano, di Bologna, di Firenze, è stato possibile mappare il voto andando al dettaglio delle vie. E questa cosa è interessante non tanto per decidere chi ha vinto, quanto per capire fenomeni che da un punto di vista sociale sono più interessanti. Per esempio, un po' si è detto, però, il fatto che il centro-sinistra ha vinto nelle vie, nelle zone centrali delle città più ricche. Cioè, la granularità del dato, la rappresentazione, la finezza del dato, permette di raccontare delle storie che sono molto più complesse rispetto alla prima mappa che abbiamo visto all'inizio. Oppure con le mappe si possono fare altre cose, cioè si possono incrociare dati, per esempio prendere il voto e guardare il numero di migranti, l'aumento o la diminuzione del numero di migranti. Nella fattispecie in questo progetto si è andato a guardare il cosiddetto fenomeno Brexit, ovvero quel fenomeno per cui le forze politiche che hanno posizioni più rigide nei confronti degli immigrati ottengono maggiore consenso laddove gli immigrati sono in diminuzione. Cioè che è una roba che sembra contraddittoria. Incrociando l'aumento e la diminuzione del voto della Lega nei confronti della Lega con l'aumento e la diminuzione del numero di migranti, si è andato a disegnare questa mappa che, dove, per semplificare, in rosso vediamo dove le zone in cui la Lega ha preso più voti e il numero di migranti è diminuito. Uno si aspetterebbe il contrario probabilmente, o forse no, diciamo, la cosa interessante è abbiamo un nuovo strumento per analizzare un fenomeno. Le mappe possono raccontare fenomeni diversi ed è interessante giocarci, provare ad approfondire e non limitarsi alla prima mappa che divideva l'Italia in tre regioni fondamentalmente. Quello che si dice sempre tra gli addetti ai lavori è che le mappe mentono. Le mappe mentono per definizione, perché hanno un problema grosso, che noi stiamo su una terra che è sferica, più o meno sferica. Questo è un dato che più o meno diamo tutti, quasi tutti per scontato, a parte qualche terra piattista o cose simili. E raccontare una sfera su un piano è una cosa abbastanza complessa. Cioè, provate a prendere un'arancia,
ad appiattirla e vedete se riuscite a fare una mappa, a svilupparla bene in una mappa. Dovete tagliarla un po', aggiustarla, difficilissimo mettere un'arancia su un piano. Questo è quello che viene fatto, di fatto, per raccontare una mappa. Si prende, si sviluppa una sfera e la si racconta in due dimensioni. Le mappe che siamo abituati ad usare, cosa fanno? Praticamente prendono un cilindro, immaginiamo di avere una lampadina all'interno del mondo che proietta una luce verso l'esterno, mettere un cilindro intorno al mondo e poi svilupparlo in orizzontale e appiattirlo. Questo è il procedimento che si fa di solito per avere una mappa, uno dei procedimenti che si fa. Il risultato è che abbiamo questo tipo di mappa a cui siamo abituati a guardare, che è la mappa che troviamo per esempio su Google Map. Questa mappa ha delle caratteristiche, per esempio tiene costante le distanze, tiene costanti gli angoli, ma deforma fortemente le aree rappresentate. Un effetto di questo tipo di rappresentazione è che ai poli le superfici sono molto ingrandite. Un effetto politico di questo tipo di rappresentazioni è che, per esempio, l'Africa viene molto sottostimata. Adesso abbiamo un altro tipo di rappresentazione dove le aree sono fedeli e vediamo quant'è il peso effettivamente dell'Africa. La forma è deformata. Qua i cerchi rappresentano la deformazione che abbiamo nella proiezione e si vede come al centro sono molto più piccoli che ai poli. Lì gli stessi cerchi sono deformati come forma, ma l'area è costante. E il problema probabilmente è che le mappe che usiamo tutti i giorni le hanno disegnate i militari e gli esploratori, che avevano bisogno di avere le rotte specifiche fatte bene per navigare, quindi avevano bisogno degli angoli che tornassero. Dell'area non gli interessava tantissimo, quindi hanno rinunciato a quell'aspetto in favore delle proiezioni di marcatore che siamo abituati a vedere. Questi sono altri tipi di proiezioni, pochissimo usate se non forse per rappresentare la bandiera delle Nazioni Unite. Poi c'è tutta una serie di scelte che si fa quando si vanno a disegnare le mappe. Per esempio, tutto quello che rappresentiamo sono simboli e sono scelte che chi disegna le mappe fa. Magari siamo abituati a vederle e inconsapevolmente le diamo per scontati, ma il fatto che il mare è azzurro ed è azzurro piatto non tiene conto della complessità dei fenomeni. Cioè, lì abbiamo una profondità che nella rappresentazione a sinistra non stiamo tenendo di conto. E questo viene fatto per tutti i simboli che voi vedete sulle mappe. Cioè, il fatto che Boston abbia quelle quattro strade a colpo d'occhio è perché chi ha disegnato quella mappa ha deciso che quelle quattro strade erano molto più importanti di tutte le altre strade, e scegliere quelle quattro strade è una scelta politica di fatto quando si disegna una mappa. Questa per esempio è una rappresentazione che viene fatta andando a deformare le aree geografiche. Qua si è deciso di pesare l'area nella prima mappa in funzione della popolazione e nella seconda mappa in funzione del livello di benessere di ogni nazione. Ancora, la proiezione delle aree distorta ci racconta qualcosa e noi abbiamo scelto come comandare questa deformazione. Questa è la cosa che si fa più di frequente, cioè mentre quella di prima forse era un'eccezione. Queste tutte le volte che andiamo a disegnare una mappa dobbiamo fare questo tipo di scelte, ovvero dobbiamo scegliere in quanto dettagliare un fenomeno. Se vogliamo dettagliare un fenomeno, per esempio, chi ha vinto le elezioni americane con rosso o blu e basta, o vogliamo metterci delle sfumature tra questo rosso e blu. Questo
è una scelta che da una parte ci dice chi ha vinto stato per stato tra repubblicani e democratici, e per esempio se noi andiamo ad aggiungere delle sfumature possiamo andare a raccontare di quanto ha vinto uno stato. Evitiamo di entrare nei dettagli, però per esempio anche il modo con cui si distribuiscono i colori, con cui si tagliano i colori, racconta un'informazione. Il dato qua sotto è sempre lo stesso, però come noi andiamo a scegliere di colorare una mappa racconta due storie completamente diverse. Questo è l'esempio a cui accennavo prima, cioè sopra abbiamo una vittoria netta e sotto facciamo vedere invece come è sfumata una vittoria, cioè quant'è predominante, detta come si dice questi giorni, da chi siamo circondati, come hanno votato le persone intorno a noi. Sono storie un po' diverse. Questa qua mette insieme un po' tutto quello che abbiamo detto, ovvero stiamo dicendo chi ha vinto, e abbiamo deformato gli Stati Uniti per dire anche quali sono le aree più densamente abitate rispetto alle altre, per cui sulla costa che è più densamente abitata l'area diventa più grande e pesa di più, e allora vediamo che la parte blu rispetto alle mappe tradizionali emerge in maniera più preponderante. Questo è un altro esempio che riguarda la granularità, il dettaglio. Cioè, questa è una mappa che ho trovato sul potenziale di irraggiamento solare. Noi dobbiamo fare un investimento di migliaia di euro per decidere se montare dei pannelli solari sulla nostra casa. Cosa facciamo? Ci affidiamo a una mappa con una granularità come quella a sinistra o quella a destra per decidere se investire? Il dettaglio del dato, quanto è fine il dato che usiamo, diventa fondamentale per poter interpretare un fenomeno e fare delle scelte. Qua vi ho portato un esempio che è apparso pochi giorni fa delle elezioni dopo la tornata politica delle comunali. Non ve la commento, nel senso che mi sembra abbastanza chiaro cosa è stato fatto, o forse sì, cioè nel senso è stato assegnato il colore in base al risultato del capoluogo di provincia. Questa è il Corriere della Sera, quindi un giornale che in teoria è autorevole ha preso, non l'accetta, la mannaia per raccontare un fenomeno che forse era molto più complesso di quello che appare nella mappa lì. Questa, ho voluto fare una sorta di piccola grammatica per dire quali sono le sei principali tipologie di mappe che si possono usare. La mappa a punti, che è quella che abbiamo visto finora, si possono rappresentare dei flussi, dei fenomeni per densità. Insomma, l'idea è di non accontentarsi di quello a cui siamo abituati. Cioè, se dobbiamo raccontare un fenomeno abbiamo tanti strumenti, abbiamo una cassetta di attrezzi molto ampia, possiamo provare a usarla tutta quando vogliamo raccontare qualcosa di complesso come possono essere le elezioni politiche. Poi ci sono anche mappe molto più strane e interessanti. Questa è la mappa di Londra, della metropolitana di Londra, dove appunto, come dicevo, lo spazio racconta il tempo, cioè la distanza tra i punti non è più una distanza spaziale, ma indica quanto è lontano un percorso in termini di tempo. Oppure ci sono mappe che stanno emergendo e che si trovano sempre più spesso in rete, cioè mappe dove noi non abbiamo i confini predeterminati, ma sono i dati che rilasciano gli utenti che raccontano quali sono la geografia dei territori. Questo è un caso famoso che è successo qualche mese fa, ovvero conoscete tutti gli smartwatch, quelli per misurare la corsa. È capitato che dei militari di una base in Afghanistan che andavano ad allenarsi hanno iniziato a caricare i dati online, probabilmente con leggerezza, inconsapevolmente mi verrebbe da dire, e hanno praticamente rilasciato la mappa di una base che era abbastanza, è una delle informazioni più sensibili che probabilmente ha il governo americano, ed era disponibile in tutto il mondo, bastava collegarsi al sito di Strava. Sì, esatto. Sì, cioè, sì, si vede esattamente il perimetro e probabilmente anche gli appartamenti dove dormivano, se uno si mette giù le...
questi sono, è un lavoro che ho portato, sono, usando i dati GPS di cui parlava prima Giulio, delle scatolette assicurative. In laboratorio abbiamo potuto guardare come funziona a livello sociale la Toscana per tanti aspetti. Questo è un piccolo esempio, abbiamo guardato qual è l'uso, da dove vengono le persone che si recano all'outlet di Barberino. E di questo abbiamo un po' una carrellata, volendo, di tutte i più grandi centri commerciali della Toscana. Questo è molto utile, per esempio, per chi deve programmare delle politiche territoriali per capire come impatta la mobilità. Oppure ci si può provare a fare dell'arte. Questo è un altro esperimento che abbiamo fatto in collaborazione con Otto Telematics per il Gran Premio di Londra, dove abbiamo raccontato il battito della città. Io non so, proviamo a mandarlo. Vediamo se funziona. No, guarda, si può... Se non funziona si può. Come faccio? Ah, se perché? No, penso che... Quindi devo uscire dalla presentazione. Questa è la città di Londra, dove si può vedere come si muove, come si sveglia. Qua non c'è nessuna mappa, qua sotto. Abbiamo semplicemente disegnato le tracce dei veicoli che si spostano dentro la città. Per cui abbiamo proprio questa sorta di pulsare, cioè si vede la città che si sveglia, la città che si riaddormenta, come alcune zone, tipo gli attrattori, diventano dei punti nevralgici verso cui si sposta la mobilità. Avevamo un audio che un pochino aiutava, però... Cioè, l'unica cosa che abbiamo disegnato di sotto è stato il fiume. Tutto il resto è dato dalle tracce di mobilità GPS. Niente, il mio invito è, quando c'è una mappa, fermatevi un attimo, pensate chi l'ha disegnata, che cosa voleva raccontare, se è in buona fede, se nel caso in cui dovete disegnare una mappa, spero di avervi dato qualche dritta per pensare a come muovervi. Innanzitutto grazie Daniele, naturalmente con Grosseto sarebbe molto più semplice, perché avremmo sicuramente il fiume, ma il battito sarebbe più semplificato. Diciamo, i momenti di grossa crisi fondamentalmente sono soprattutto durante l'anno, con l'apertura delle scuole alle quattro strade e all'Aurelia Nord, quindi sicuramente il battito sarebbe molto più semplificato. E comunque, come? E quando piove, sai, quella più che battito è sfiga, non c'è niente da dire. Io credo che da questo punto di vista l'analisi delle mappe sia naturalmente davvero molto importante, perché tutti quanti noi oggi, soprattutto la professione dei giornalisti, abbiamo la necessità di saper
comprendere le mappe, soprattutto quelle che ci vengono fornite da altri. Il caso specifico delle amministrative dell'ultima tornata elettorale ci fa vedere, almeno Daniele quello che ci ha mostrato, un dato che sicuramente, come diceva bene, è tagliato con l'accetta, perché in realtà quelle province non sono governate da una forza politica che è stata evidenziata con il colore specifico, ma è soltanto il comune capoluogo. Poi all'interno delle varie province esistono delle amministrazioni comunali di colore differente. Quindi questo ci è utile perché naturalmente anche come giornalisti, nel momento in cui andiamo a creare un reportage che si avvale di infografiche, come nel caso specifico, è necessario e utile capire bene un po' anche come comportarsi e certamente cercare di fare attenzione un po' al dato nel dettaglio e non soltanto in maniera sommaria. Domande? Vogliamo approfittare di Daniele? Quella delle mappe la ritengo uno studio che perlomeno a me mi ha incuriosito più di tutti. La domanda che vi faccio è questa. Per esempio, voi avete richieste di questo studio da parte delle aziende commerciali, le quali avrebbero interesse, secondo me, a sapere dove si spostano le persone durante il periodo dell'anno, magari per incentivare o agevolare le vendite? Grazie. Ma le richieste sicuramente arrivano, non si può fare, cioè nel senso che comunque siamo un ente di ricerca, abbiamo firmato col sangue quando usiamo questi dati prima per tutelare la privacy delle persone che li forniscono, quindi noi direttamente non li facciamo, o meglio, cioè nel senso quello che facciamo è collaborare con aziende che ci forniscono questi dati e facciamo analisi per loro al limite, ma i dati sono di proprietà delle aziende, noi li usiamo con le pinze. Questa cosa viene fatta, per esempio c'è il caso del, secondo me molto interessante, che non è ancora stato capito benissimo, del bike sharing, quello a Libero, che è arrivato da pochi anni, c'è a Firenze, c'è a Milano. Quello è un bike sharing, mi sembra, di una società cinese che oggettivamente è in perdita. Cioè quel servizio lì, il costo di quel servizio lì non coprirà mai i costi del muovere tutte le biciclette, della manutenzione. Qual è il motivo per cui probabilmente l'azienda comunque decide di investirci e va avanti con quel tipo di attività? Il fatto che raccoglie dei dati sugli utenti che poi è in grado di poter rivendere probabilmente un giorno alle attività commerciali della zona. Ed è un dato dettagliatissimo, come vedevamo prima, puntuale, e è un dato che non si può avere per finora in altra maniera, forse con i telefonini, però non. Loro hanno deciso di mettere su un business che probabilmente si basa sul dato più che sul servizio delle biciclette. Da questo punto di vista, poi tra l'altro le uniche ditte che continuano comunque a essere presenti sul territorio, sia italiano che internazionale, nonostante le grosse perdite, fondamentalmente sono i gruppi cinesi, quindi nonostante ci siano altri competitor anche italiani o comunque sia in America che nel resto d'Europa, questo è un dato che naturalmente insieme a tutti quanti gli altri dati dovrebbe un po' farci riflettere. Quando un po' per quello che riguarda il bike sharing, ma c'è anche il discorso legato ai cosiddetti servizi gratuiti a valore aggiunto, spesso di cui noi usufruiamo tramite social network, e tutto questo naturalmente ha un suo peso, e il peso naturalmente è relativo un po' a quel pezzettino di privacy che noi in maniera consapevole o meno consapevole andiamo a cedere. Domande? Noi giornalisti siamo sempre alle prese con il problema tempo, chiaramente, dobbiamo dare il prima possibile la notizia. Fare una mappa più o meno con l'accetta o meno più raffinata, quanto tempo richiede? Nel senso, noi in che margini possiamo avere, volendo lavorare in questo modo, per poter dare un'informazione in tempi che siano utili per il giornalismo, insomma, che la notizia sia attuale ancora, ecco, quanto tempo ci vuole? Le mappe, quelle che vedevamo, queste che abbiamo visto, sì. La mappa, quella lì che abbiamo visto
del voto strada per strada è velocissima da realizzare nel momento in cui le amministrazioni pubbliche rilasciano i dati. Noi che siamo nerd del settore sappiamo già che quei dati saranno disponibili il giorno del due giorni dopo le elezioni, per cui pochissimo. Diciamo che allora il grosso del lavoro, che può essere anche magari una settimana di lavoro per assurdo, si fa prima. Per cui nel momento in cui sappiamo che quel dato è disponibile, si può uscire quasi in tempo reale nel momento in cui arriva. Non è... cioè bisogna investirci, cioè io voglio faccio un discorso che quando c'è i giornalisti davanti funziona bene. Cioè se non ci si mettono i soldi in queste cose, cioè una settimana di lavoro prima non si paga, è lì il problema di fatto. E poi vabbè, quello più il fatto che i dati siano disponibili e organizzati bene, che non è banale per una pubblica amministrazione. Altre domande? Luisca? Dipende da chi la fa, sì, esattamente. Però sì, se uno bravo una settimana la fa. Sì, cioè ci sono eventi che sono calendarizzati da mesi, tipo le elezioni, per citarne una a caso. Quindi si possono fare in tempo quasi reale per quando ci sono gli eventi specifici. Altre domande? Se funziona. Si configuri come domanda o come considerazione generale. Il problema è che cosa vuoi rappresentare, anche come giornalista, capito? Il giornale si sa bene che ha una, come dire, tendenza, una preferenza, una linea editoriale, per cui è chiaro che se vuoi rappresentare una Italia divisa, anche perché poi il titolo fa molto a vendita, è chiaro che è più facile andare sulle mappe tranchant, più semplici. Se invece vuoi approfondire, ma così siamo a livello del CNR, dell'Università di Pisa, cioè non del giornalismo, diciamolo così, più, ma senza togliere nulla, quotidiano, è chiaro che a quel punto lì puoi avere benissimo l'interesse a rappresentare la città di Torino strada per strada o Roma strada per strada, cioè il voto, che poi un conto è, anche qui c'è un'altra cosa da considerare, che cosa vogliamo dire, il risultato elettorale o come abbiamo votato noi italiani o gli americani o chi ti pare, no, perché se no la rappresentazione che abbiamo visto negli Stati Uniti degli stati colorati diversamente, quello lì è il risultato elettorale. Se tu invece vuoi analizzare come gli americani hanno votato, allora era la mappa successiva, quella dove ci sono gli omini, e vedi che nel Nevada c'è un omino solo perché i voti sono stati pochi, perché c'è poca popolazione, e mentre invece negli stati dell'est c'è tantissima popolazione. Non era una domanda, era... La buona notizia è che la mappa, quella strada per strada, dicevamo prima, l'ha fatta la stampa, cioè un progetto di un laboratorio che si occupa di dati della stampa, la stampa nel senso del giornale, la stampa, per cui dei casi isolati, delle mosche bianche ci sono e fanno dei bellissimi lavori. Mi viene da pensare che il dato strada per strada potrebbe confliggere con quella che era il Prime. Sì, ora lì è stata... non sono entrato nei dettagli, è stata fatta una semplificazione, è stata distribuita, sì. In realtà lì è stata redistribuita la sezione elettorale sulla strada, per dare un artificio retorico, forse leggermente meno dettagliato di quello che si voleva vedere. Cioè la sezione elettorale è dove abita, qual è il condominio dove si abita? No, quello non è stato redistribuito assumendo una distribuzione della popolazione, non è che io so in quella strada chi ha votato. No. Si parlava di sezione, però considerate quando andate... Sì, ok,
ma una volta che tu hai votato, sulla tua tessera elettorale, una volta l'hai imbucata, non c'è il tuo indirizzo, quindi non è solo ricostruito il tuo, so su quella sezione che circondario copre e ridistribuisco i voti in modo approssimativo in base alla popolazione. Quindi non è che si va a vedere, anche se facesse una cosa del genere sarebbe pericoloso. No, 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 quello... quello è stato, sì, è stato ridistribuito sulla densità di popolazione, sì. Ora, il fatto che dicevi giustamente te, dipende cosa si vuole raccontare facendo un taglio più o meno netto sulla mappa, dipende dalla linea editoriale e quant'altro, sì, sono completamente d'accordo. Però, ora, io parlo da ricercatore, quindi è una cosa completamente separata dal vostro mondo, se volete. Però anche l'analisi che facciamo noi, sì, è vero, alle volte tenti un attimo di raccontare una storia e raccontare il risultato, però racconti quello che ti dice i dati. Se te fai un taglio per dare un'interpretazione legata a una certa direzione, si cade nel, tra virgolette, un fallo di deontologia professionale dal mio punto di vista. Cioè, se te mi dici l'Italia è divisa in tre, quando in realtà stai facendo una semplificazione perché ti fa comodo per fare un titolo, per me stai facendo, scusatemi il termine, una grossa cazzata. Cioè, è questo il punto. Poi il fatto che ci siano varie letture, sono d'accordo, non siamo nel migliore dei mondi possibili, per dirlo come Leibniz, sono d'accordo. Però da un certo punto di vista dovremmo tendere a un qualcosa di un po' meglio che non a questi tagli, almeno quello che vedo io. Sì, sì, no, no, ma infatti non sono d'accordo. Te lo dico come esperienza da ricercatore, cioè anch'io potrei, tra virgolette, fingere i miei risultati per pubblicare su un journal alto impatto, non lo faccio. È la stessa cosa, cioè uno se ne va della propria credibilità, almeno nel mio settore se perdo in credibilità io perdo tutto. Poi vabbè, commento mio, cioè era un commento, non era una risposta, no, perché sono cose che saltano fuori spesso, capito? E saltano fuori su diversi settori, non solamente dal punto di vista giornalistico o di ricerca. È una cosa che mi dà veramente fastidio da un certo punto di vista. Comunque, siamo arrivati all'ultima presentazione sua in ambito completamente diverso, si parla di analisi dati musicali, e colei che ci farà questa presentazione oggi è Laura Pollacci, che è una dottoranda all'ultimo anno in informatica all'Università di Pisa e che è venuta direttamente da Sheffield, da Grosseto, per fare questa presentazione. Quindi capite bene, c'è un impegno anche proprio di attaccamento al lavoro da un certo punto di vista. Ci vuole applausi di supplemento. Perché in realtà mi ero proposto di fare io la presentazione, quando gli ho fatto no, non ti preoccupare, vengo, trovo il modo e vengo, quindi insomma, tanto di cappello, siamo qui. E niente, Laura, a te. Grazie a tutti. Io sì, arrivo dall'Inghilterra con furore per raccontarvi una storia che in realtà vuole essere un pretesto, ovvero che i dati, anche quelli che troviamo liberamente su internet oggi, ci raccontano delle storie, sono in grado di raccontarci qualcosa, di darci delle fotografie. Prima parlavamo di migranti, una cosa che non è stata detta è che sì, ci sono i dati dell'Istat che arrivano quando? Cioè, molte volte i dati ufficiali arrivano dopo. Un punto di forza dei big data è che sono lì, disponibili, ora. E per avere delle fotografie, tra virgolette, in tempo reale, possono essere molto utili, se ovviamente saputi usare, come faceva vedere Daniele, anche in modo consapevole. Io vi racconto la storia, una fotografia del panorama musicale, non solo italiano, ma del panorama regionale toscano, delle band emergenti, del panorama italiano e un po' di panorama mondiale. Questo progetto, in realtà, quello che vi espongo oggi sono in realtà tre articoli che abbiamo pubblicato all'interno del laboratorio, partito grazie a un contest della regione toscana 2 anni fa. Quindi noi avevamo dei dati delle band emergenti toscane. E abbiamo deciso di farci qualcosa che era mostrare qualcosa al pubblico, e dopo vi faremo anche vedere il modo in cui l'abbiamo raccontate. Questi dati li abbiamo uniti per rappresentare un po' quella che è l'evoluzione dall'emergente al famoso. Vi farò vedere quali sono state le nostre necessità e soluzioni e quello che abbiamo fatto.
le domande che ci siamo posti, perché quando bisogna raccontare una storia bisogna prima chiederci cosa vogliamo raccontare, per chi la stiamo raccontando, eccetera, lo sapete meglio di me. Quindi siamo partiti dicendo, ma questi artisti emergenti chi sono? Perché io ho dei dati che mi dicono qualcosa, qualcos'altro no, ma io devo far capire chi sono. Poi ci siamo chiesti se la geografia influisce sulla produzione musicale, perché noi avevamo le band emergenti toscane. E anche qui potremmo chiederci, la band emergente toscana si rifà a qualcuno? Si ispira a qualcuno? E quindi ci siamo fatti delle domande sulla geografia. E poi ci siamo chiesti se i testi e la musica ci raccontano le stesse cose. Quindi di cosa avevamo bisogno? Avevamo bisogno di tre livelli di granularità, cioè di tre dimensioni geografiche. Quella toscana, regionale, che avevamo, quindi poi del livello italiano, perché ci sono le varie regioni, e poi abbiamo voluto salire ancora di più a livello, diciamo, mondiale. Poi, che tipo di dato? Dato testuale, ma anche dato melodico, perché noi ci vogliamo anche domandare se testo e musica ci raccontano la stessa storia. Questo perché ve lo sto facendo vedere? Perché si fa presto a parlare di dati. I dati sono di tanti tipi. I dati, secondo come si prendono, ci possono raccontare cose diverse. Abbiamo visto, per i migranti si possono usare i dati dei cellulari, però è venuto fuori anche il discorso, possiamo prenderne altri, possiamo prendere le reti sociali per vedere cosa ci raccontano quelle. Quindi è tutto un cerchio un po' che poi si richiude. Quindi la nostra soluzione è stata combinare fonti diverse, tutte libere, tutte cose che potreste fare voi a casa oggi pomeriggio senza problemi, reperire questi dati. Abbiamo preso Spotify, abbiamo preso Econest, abbiamo preso Genius, eccetera. Questo è quello che noi otteniamo. Questo è un tipo di dato, oggi abbiamo parlato di dati, questo è un tipo di dato che noi otteniamo. È un formato che si chiama JSON e noi da questi andiamo a prendere quello che ho cercato di mettere un pochino in grassetto per quanto riguarda la musica, quindi un numero identificativo, quella è una canzone. Ci sono dei valori, l'album, sì, si può capire che cos'è, però ce ne sono altri che sono valori numerici. Questo ve lo faccio vedere perché? Perché prima qualcuno diceva ma non si può prendere su Facebook questo, quest'altro. Un conto è dirsi, un conto è farlo. Quindi anche lì si parla di dati, i dati hanno delle specifiche, qualcosa può essere fatto, qualcosa non può essere fatto per la privacy, qualcosa va incrociato in questa maniera, quindi dati, big data, sì, tanti, bellissimi, non sempre coprono tutti gli ambiti che vogliamo andare a vedere perché sono sparsi, sono incompleti, quindi fare... Lavorare con i dati alle volte vuol dire anche dover prendere diverse fonti, come se in un'indagine di cronaca noi andassimo ad ascoltare un solo testimone, bisogna metterli insieme, e così facciamo noi con i dati. Queste sono le cose principali che siamo andati a vedere. Chi sono gli artisti emergenti in Toscana? Se la geografia influisce sulla produzione musicale? Se testo e musica ci raccontano le stesse storie? E poi siamo andati a fare un po' di analisi, diciamo, statistica sulla tristezza, felicità e quindi il mood, quella che viene chiamata la sentiment analysis, e poi il rapporto tra la popolarità e i follower. E quindi abbiamo fatto dei profili regionali, profili nazionali e mondiali. Noi per profili intendiamo una sorta di classificazione, per semplificare. Profili lessicali e musicali, poi appunto, come dicevo, sentiment analysis e il rapporto fra queste due dimensioni. Perché anche lì il dato è sfaccettato. Il dato ci dice tanto. E la cosa bella dei dati che noi abbiamo oggi delle reti sociali è che non ci danno un'informazione univoca. Ce ne danno tante, bisogna saperle mettere un po' insieme e raccontare. Non vi sto a fare tutta la solfa come se fosse una conferenza, di base noi abbiamo preso inizialmente le canzoni e dei valori musicali che ci dava Spotify, così spiattellati, li abbiamo presi per buoni. E siamo andati a raggruppare gli artisti,
famosi in base alla propria regione di appartenenza, e anche qui su Spotify noi abbiamo gli artisti, abbiamo il nome dell'artista, l'album, tutto, ma non abbiamo la provenienza geografica. Quindi anche lì l'integrazione che abbiamo dovuto fare usando per esempio Wikipedia. Poi abbiamo analizzato i valori di Spotify musicali e poi li abbiamo analizzati per le band emergenti. Questa è la fotografia che ci ha dato Spotify. Qua vedete, questi sono, si chiamano radar chart o spider chart, sono delle dimensioni musicali, per esempio questa qui indica l'energia della canzone, questa la danzabilità, se è strumentale o meno. E questi qui sono degli esempi, si vede probabilmente meglio di qua, le abbiamo raggruppate. E quindi questa è un po' la fotografia, che ci ha sorpreso un po', come se appunto la musica della Campania potesse essere in qualche modo paragonabile a quella della Liguria, della Sardegna. Però questo è quello che ci dicono i dati. Questa è, diciamo, verità che noi prendiamo per buona e possiamo interpretarla. E poi siamo andati a vedere chi c'era, quindi abbiamo cercato di capire per ogni regione quale tipo di musica era quella più rappresentata. E quindi per esempio Liguria, Abruzzo, Val d'Aosta, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Sardegna abbiamo un pop ritmico e un po' uno swing che può, per esempio dentro ci troviamo Max Gazzè così come Fred Buscaglione, altre regioni la light music, Sergio Cammadiele, Carmen Consoli e Laura Posini e così via. Ci siamo fatti una fotografia dell'Italia e poi siamo andati a vedere chi sono. Di qua vediamo appunto queste band che sono degli artisti che sono molto simili a quelli dell'Emilia Romagna. E così, torno un attimo indietro, eccole qui, anche della Toscana, della Calabria, della Lombardia, della Sicilia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Quindi anche qui siamo riusciti a raccontare qualcosa. Cosa abbiamo raccontato? Che in realtà gli artisti emergenti toscani forse non vanno così fuori da quelli che sono già dei canoni abbastanza conosciuti. E oltretutto, ora qui in realtà i dati erano più simili all'Emilia Romagna, ma il grafico della Toscana è praticamente uguale. Anche qui cosa ci dicono i dati? Ci dicono che si va seguendo quello che già si conosce sul nostro territorio. Poi cosa possiamo raccontare? Possiamo raccontare se la geografia in qualche modo quanto e se influisce sui generi, sulla musica. Qui si vede un po' poco, però abbiamo classificato, abbiamo buttato tutte le canzoni insieme, di tutti i livelli geografici, e le abbiamo classificate con un algoritmo. Non so quanto si possa vedere, ma il fatto che voi non vediate forse è anche positivo. Ci sono tre linee qua, su ogni grafico ci sono tre linee che rappresentano Toscana, Italia e il mondo. Mettendo tutti i dati insieme, questo algoritmo riesce da un livello regionale emergente a un livello mondiale a trovare cinque classi. Cioè, come se tutti ascoltassimo le solite cose, dappertutto. La cosa interessante è che riusciamo a riconoscere delle prevalenze nei generi musicali, che sono scritte qua sotto. Quindi abbiamo la musica elettronica, la musica jazz e rockeggiante, la musica pop, la musica hip hop, la musica folk. Quindi tutto questo ammonto di dati per dirci che la geografia non influisce sulla musica. E questo è divertente perché qui abbiamo messo insieme le classi che abbiamo visto prima, che noi chiamiamo cluster, della Toscana.
e li abbiamo incrociati con quelli dell'Italia. E vediamo che zero vuol dire che non ci sono artisti della classe 1 che vadano salendo di livello, unendo i dati con quelli dell'Italia, vadano in altre classi. Cioè, sono tutti i soliti tipi di musica. Vanno tutti sulla diagonale. E poi passiamo dall'Italia a livello mondiale e sono di nuovo tutti in diagonale. Quindi la geografia non influisce assolutamente sul mondo musicale. Questo chi ce lo dice? Ce lo dicono i dati che stanno già là. Poi abbiamo fatto altre domande ai dati, perché il data driven che avete sentito all'inizio è questo, cioè è l'analisi guidata dai dati. E noi esattamente questo abbiamo fatto, le domande le abbiamo fatte ai dati. Testo e musica raccontano le solite cose? Banalmente uno direbbe sì, perché è difficile avere un testo musicale tristissimo su una base musicale invece molto allegra. Sì, ci dicono la stessa cosa. Noi per analizzare i testi musicali abbiamo usato un algoritmo di sentiment analysis. Cosa vuol dire? Siamo andati a vedere parola per parola i testi, vedendo un valore che è numerico da 1 a 10 di quanto è positiva una parola. Questa è la fotografia che ci dà il dato testuale. Quindi la correlazione che vedete lì, che è un dato numerico, noi l'abbiamo messa insieme per range molto stretti. Questa è la fotografia dei testi. Questa è la fotografia dei dati musicali che abbiamo preso prima. Questo possiamo dire, sì, è un risultato volendo un po' scontato, ma noi li abbiamo analizzati in modi completamente diversi. Questo ci dice che dati diversi possono essere usati anche per validarsi insieme. Il lavoro che ci ha presentato Viola, fatto con i dati dei cellulari, noi possiamo farlo anche sulle reti come Facebook e queste cose unirle per ottenere risultati migliori, per ottenere risultati a un livello di granularità più preciso, ma anche per poterci correggere, perché magari vediamo cose levemente diverse e possiamo aggiustare il tiro. Questo per dire che appunto i dati sono multisfaccettati e ci possono servire per indagare sotto tanti aspetti la stessa storia. Infine, un po' di analisi così che noi siamo abituati a fare, quella formula lì ci sta semplicemente dicendo che noi stiamo guardando la polarità, cioè stiamo guardando se i testi sono positivi o negativi. I dati ancora cosa ci raccontano? Non so quanto vedete, ci sono tre colori: il blu e la Toscana sono le band emergenti, il viola è l'Italia, il verde è il livello mondiale. Quindi tutto con una scala arriva da 0 a 8. Vuol dire che anche le canzoni positive, già abbiamo un indice che è come se non riuscissero a essere tutte positive, cioè non abbiamo testi tutti positivi, secondo le nostre analisi ovviamente. Di contro abbiamo testi tutti negativi. E poi questa negatività e questa positività come si suddividono? Come vedete, le band emergenti toscane tirano più sul negativo, quelle del mondo sono più valori che noi chiamiamo neutri. Questo neutro ha un po' una duplice faccia, perché ci sta dicendo che non ci sono emozioni forti. In realtà per la musica non è proprio così. Questi algoritmi vengono spesso usati su, per esempio, i tweet, testi cortissimi, 144 caratteri, se ancora non hanno aggiornato le politiche. Sul testo musicale questo è un lavoro difficile da fare. Perché? Perché la canzone è composta da varie parti e quindi posso avere un testo prevalentemente felice, positivo, e un ritornello invece
molto più triste. Quindi questo è per mostrare che, soprattutto qua, questi sono i neutri. Il dato bisogna saperlo interpretare, perché così noi diremmo che tutte le canzoni sono neutre, la maggior parte, che poi non è così, perché le canzoni, anzi, stimolano sempre delle emozioni. Questo appunto per mostrare attenzione anche al dato, come diceva Daniele, attenzione a come lo rappresentiamo, perché rappresentato così ci dice la musica del mondo prevalentemente non dà emozioni, cosa che, parlando di musica, è un po' un controsenso. Infine siamo andati a vedere qual è il rapporto delle persone, dei fan, con gli artisti. E questa è mera statistica, abbiamo tanti artisti, moltissimi artisti seguiti da pochissimi fan su Spotify, così come un po' di artisti seguiti da un consistente numero. La cosa interessante è che gli artisti con altissima popolarità, questa fascia qui, hanno pochi follower. Perché? Perché gli artisti più famosi per l'Italia, potremmo citare Mina, o non lo so, noi andiamo ad ascoltare il vecchio, noi li seguiamo, ascoltiamo Dalla, ascoltiamo De Gregori, ma non li seguiamo, non aspettiamo la novità di De Gregori, ascoltiamo il successone. La canzone che ci ricorda la mamma, la nonna o che è la nostra gioventù. Questo ci indica che sono seguiti quelli meno famosi, perché sono quelli che noi ancora stiamo ascoltando ora, che non hanno un valore di popolarità così alto come gli artisti già ormai affermati che siamo noi ad andare a cercare su Spotify, ma di cui non vediamo le notifiche. E questa appunto era una cosa un po' particolare che inizialmente ci aveva sorpreso quando facevamo le indagini, ed è una cosa che magari non si pensa, perché teoricamente io dico più famoso è un artista più sarà seguito. Delle conclusioni, quindi abbiamo fatto vedere che tutte le analisi che abbiamo fatto sono solo guidate dai dati, che possiamo comparare dati di tipo diverso e giungere anche agli stessi risultati, sintomo che magari quei dati erano abbastanza completi. Questo può essere anche un campanello d'allarme per dire forse ci siamo scordati qualcosa nelle indagini, almeno. E appunto va bene, qui sono un po' di conclusioni generiche. L'ultima cosa che vi faccio vedere, se riesco, forse, è come abbiamo mostrato la nostra storia relativa alle band emergenti toscane, ovvero, appunto, come vi dicevo, questo qui è un progetto nato dalla Regione Toscana, che aveva fatto questo contest. Questi sono un po' di numeri riguardo a quante band abbiamo osservato, i comuni di provenienza, e qui ritorna un po' di interpretazione dei dati su chi sono. Allora, i cerchi grigi indicano le province, quindi già vediamo da dei semplici dati quali sono le province che hanno partecipato di più e di meno. Si vede, mi dispiace non benissimo, questo cerchio qui è Firenze, Siena, Lucca, Livorno, Pistoia, Prato, Arezzo, c'è Grosseto qua in grigio, non pervenuti, Massa Carrara, Pisa. Poi ognuno di questi cerchietti è un gruppo, il colore ci dice cosa cantano, sempre in termini di polarità, quindi positivi o negativi. Quale colore ci appare più agli occhi? Il rosso. Rosso che è negativo. I bianchi e i grigi ci dicono che non ci hanno fornito abbastanza dati, perché in questo caso ce l'avevano forniti loro. E quindi questo è un altro modo di rappresentare
un aspetto forse diverso della musica, cioè da dove viene, da dove vengono gli emergenti e se ci parlano di qualcosa di positivo o negativo. Qui un po' di statistiche banali, nel senso il numero di musicisti per band, sono quasi tutti solisti, e se no vanno alla grande quartetti. I generi musicali, siamo una regione di rockettari e di pop. Va poco la classica e la musica strumentale. Qui abbiamo appunto dove sono dislocate le band e quindi le aree coperte. L'abbiamo fatto con un grado di granularità abbastanza fine, si vede poco, per far vedere che è un contest che non ha raggiunto un gran numero di partecipanti. Questo cosa può dire? Può dire che forse il modo in cui è stato pubblicizzato l'evento non è stato alla grande, quindi altri dati che ci aggiustano e che ci aiutano magari ad aggiustare le cose per un evento futuro, eccetera. E niente, questo è un po' un modo di farvi vedere come dati diversi si possono incrociare tra di loro, i dati sono lì, molte volte non vengono sfruttati, si possono usare anche per, non solo per l'analisi nuda e cruda, ma per raccontare qualcosa, e come ci dicevano, così come i dati della mobilità ci possono aiutare a ridistribuire il traffico cittadino, i punti di accesso per esempio alla città, in altri casi ci possono far vedere delle foto della situazione attuale, oppure l'andamento di eventi e come poterli migliorare. Ora immagino naturalmente che ci siano parecchie domande su questo argomento, visto che, come si diceva prima, siamo un popolo, quello toscano, di rockettari e di amanti della musica pop. Quindi avanti la prima domanda. Vai. Non so se non c'era qualcuno prima. No, volevo dire, riguardo alla diapositiva che ci faceva vedere le province a cerchi, Grosseto sembrava del tutto non pervenuto. A che cosa è dovuto questo fatto? Perché non è che Grosseto sia esente dalla presenza di band emergenti e anche meno emergenti. Fra l'altro mi sembra di aver capito che si parla di band emergenti forse a livello molto locale, ma poi di grandi cioè di tutti i musicisti a livello grande, a livello ampio, ho capito bene? Quindi le domande sono due. Scusate. Allora, Grosseto non era pervenuto fra i partecipanti del contest. Questo non vuol dire che non ci sono band emergenti. Non ci sono band emergenti provenienti da Grosseto che hanno partecipato al contest. Questo cosa ci dice, giustamente, come dice lei? Ci dice che non sono state raggiunte probabilmente da questa dalla pubblicità del contest, per esempio. Che è Regione Toscana. È una mia illazione, perché suppongo che ci siano dei giovani emergenti che avrebbero avuto piacere di partecipare. Può essere una domanda aperta. Forse non sono stati raggiunti? E questo, appunto, dipende da come è sponsorizzato. Quindi, io, ultima arrivata, dovessi rifare un evento del genere, magari punterei a andare un pochino di più a pubblicizzare il mio evento a Grosseto, per esempio. Cioè, è un esempio di come si può anche interpretare il dato, perché sennò verrebbe da dire no, non ci sono gruppi emergenti. Per dire, pensare a forme di finanziamento di attività culturali legate alla musica emergente, non ci sarebbe altra cosa, bastava che chiedesse ai giornalisti, siamo qui. Allora, il fatto è questo qui, giusto per fare un po' di backstory su questi dati qui. Allora, praticamente come è funzionato il tutto? Il contest è stato organizzato sì dalla Regione Toscana, ma in brevissimo tempo. Tanto scusa un istante,
Allora, per anticiparvi, noi siamo arrivati un po' con i tempi, visto che abbiamo anche sospeso quello che riguarda naturalmente la pausa, il piccolo break che avremmo dovuto fare. Se volete anticiparvi con le firme, da quella parte ci sono naturalmente, c'è il blocco con le firme, siamo arrivati alle 13, quindi chi vuole naturalmente fermarsi qualche minuto in più è assolutamente è qui benvenuto e sicuramente ci avremo anche modo di chiacchierare con qualche altro breve intervento. Mi prego semplicemente, mentre fate la fila per le firme, di evitare di fare troppo rumore, va bene? Soltanto in fila indiana, con calma, e dopo ci adeguiamo. Dicevo, backstory, praticamente questo contest qui rientra nelle politiche regionali di sovvenzione alla cultura e quant'altro, no? Appunto. Ora, qual è il problema? Il problema è che è stato fatto in fretta e in furia ed è stato lanciato appena è entrata in carica l'assessora regionale in materia, che è la Barney, giusto? E cosa è successo? È successo? Sì, esatto. Attuale, sì. E cosa è successo? È successo che è entrata e ha dovuto fare subito qualcosa. I tempi erano stretti e è stato dato il bando di tutta quanta la Lambrellana a Controradio. E Controradio ha fatto promozione, non l'ha fatto la Regione Toscana. Quindi, se non ascolti Controradio, praticamente non viene a sapere che c'è un contest. E se Controradio non prende benissimo in qualche zona della Toscana, molto probabilmente è anche difficile che tu lo sappia. In realtà da Grosseto sono arrivati i partecipanti, c'erano due band, mi pare. Il problema è che quando li abbiamo ricontattati per avere i dati che ci servivano, non ci hanno minimamente risposto. Ma così anche parte delle altre regioni e delle altre province. Grosseto è stata un po' più tragica come situazione. E questo è un problema. Ma ho provato anche a contattarli personalmente tramite social, in realtà, però non proprio i ragazzi, sì. Poi i testi, perché i loro testi non si I testi poi delle band emergenti non si potevano trovare liberamente come gli altri, quindi utilizzando i dati che loro avevano fornito al contest, essendo noi poi autorizzati dalla Regione Toscana, eccetera, li abbiamo ricontattati. Ci mancherebbe, però appunto, ve l'ho detto all'inizio, questo è un pretesto per dire dei dati completamente diversi, ci possono dare delle indicazioni anche su come fare promozione magari per il resto. Da altre regioni, cioè da altre province non sono proprio arrivate richieste di partecipazione al contest, quindi è un modo diverso di guardare lo stesso dato, perché sono sempre gli stessi partecipanti, noi li possiamo guardare dal punto di vista del genere musicale, del numero di componenti, di che età hanno, se hanno fatto studi specifici di musica, sono solamente appassionati. Se sono chi è stato raggiunto, chi non è stato raggiunto, cioè lo stesso dato noi possiamo giostrarlo, così come Daniele ci ha fatto vedere per le mappe, anche per capire cose diverse. Poi ora qui c'è un altro piccolo discorso che bisognerebbe fare sui dati. Allora, tutti quanti dati che ci servivano a noi, in realtà Controradio, non la Regione Toscana, Controradio li aveva. Problema, hanno fatto il bando di corsa e non hanno messo il trattamento dei dati nel contratto firmato da partecipanti, quindi loro praticamente erano autorizzati solamente a mantenere quei dati e nemmeno Controradio li poteva leggere. Quindi quando ci hanno detto fate questa cosa, noi dateci i dati, no, grazie. Questo è stato il problema di base, cioè è stato un qualcosa che è venuto dopo il contest. Infatti ora teoricamente si parlava anche all'epoca, quanto era, un anno e mezzo fa, due anni fa, di organizzare una successiva edizione in cui avremmo gestito noi direttamente la parte di raccolta dati, perché sì, la qualità qui era veramente bassa, e proprio per quello siamo andati a reperire dati su Spotify, su altre piattaforme, e sorprendentemente su Spotify tutte quante le band emergenti hanno un profilo e hanno caricato le loro canzoni, quindi per assurdo non sappiamo, per assurdo non avevamo i testi, ma potevamo stimare quanto erano popolari, quanto venivano ascoltati, da quanto erano online, quanti pezzi avevano. Cioè, per assurdo avevamo più informazioni quantitative che non qualitative. E questo è una cosa abbastanza strana, da un certo punto di vista. Sì, ma...
Allora, se vogliamo proprio parlare dei dati tratti a Spotify o sistemi simili, allora noi abbiamo una raccolta più o meno costante di dati da vari settori musicali. Ho iniziato questa attività di ricerca 2-3 anni fa, quindi abbiamo una banca dati abbastanza grande, e quello che salta fuori è che tutti quanti i servizi online, Spotify, Last.fm, che è un social network stile Facebook solamente, in cui condividi la musica che ascolti eccetera eccetera con i tuoi amici, sono sbilanciati pesantemente verso il rock e verso il pop, ma per un motivo solo: perché tutti quanti i tag, le etichette di genere che vengono associate alle canzoni, sono associate agli utenti stessi. Quindi un utente medio, quando non sa che genere sta ascoltando, dice pop, rock. E poi ovviamente, lavorando in questo settore, uno si legge un po' di letteratura e scopre che esistono categorizzazioni ortogonali rispetto ai generi che sono completamente assurde. Cioè Spotify, ad esempio, abbiamo scoperto che c'è una persona che è addetta a categorizzare la musica, nel senso che se ci sono pezzi che non hanno una musica associata all'artista o sono pezzi nuovi o altro, questo ascolta il brano e tenta di dargli un'etichetta. La cosa bella è che uno va a analizzare i dati e salta fuori generi del tipo Japanoise, delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e che comunque la cosa assurda è che sono contestualizzate, cioè sono categorizzate. Japanoise, c'era qualcosa del tipo uno specifico tipo di rock che fanno solo un determinato tipo di artisti. Ora, un esempio classico che poi è diventato canonico invece è il glam rock. Glam rock è quel tipo di rock che fanno i Bon Jovi e altri 2 o 3 gruppi, fine. Hanno dato loro il nome, hanno cominciato a fargli pubblicità e quello è rimasto. Il problema è che lì veniva dalla band che tentava di caratterizzarsi. Qui invece è da parte degli utenti di un servizio che tenta di caratterizzare una band, quindi stanno dando, tra virgolette, un nome a qualcosa di cui non sanno esattamente dove si parli. E questo è un problema. Siamo ormai nelle conclusioni, io vorrei un attimo chiamare naturalmente tutti quanti i ragazzi, siamo rimasti giusto questi, non so se rimane qualche altra domanda da fare, le riserviamo per il prossimo corso che organizzeremo insieme, si spera naturalmente, grazie a Elisabetta e grazie a Luca qui ancora presso Banca Tema. Io vorrei chiamare un attimo qui velocemente, sia naturalmente Giulio, voglio chiamare Laura, voglio chiamare Daniele, voglio chiamare Andrea, voglio chiamare Viola, voglio chiamare tutti quanti oggi siamo stati, vai Daniele, presenti e poi partecipi in questa formazione modulare che si è fatta insieme. Un piccolo applauso lo vorrei dedicare a loro. E poi un altro anche ai colleghi giornalisti che sono stati fino all'ultimo a pendere dalle labbra naturalmente di tutti quanti voi, e da questo punto di vista si merita il nostro applauso come Working Class Hero, perché sono eroi anche loro da questo punto di vista. Quindi grazie davvero a tutti, grazie di aver dedicato questo sabato di luglio alla formazione giornalistica. Spero che non vi siate naturalmente pentiti della scelta e vi auguro buona estate e a ben rivederci naturalmente ai prossimi corsi di formazione. Grazie ancora.